Niente, la sigla si è spenta da sola mentre la facevo andare, quindi benvenuti a Fumble, questo è il nostro grande Fumble. Era da un po' che non facevamo un Fumble a inizio puntata, era il momento di tornare alle origini. Cosa ne pensi, Roberto? Vabbè, ha fatto Fumble sul suo microfono. Che il Feng Shui è talmente potente che è diventato uno spirito della forza. Ma non stiamo giocando a Feng Shui, questa sera giochiamo a Coriolis e quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero, perché ci ascoltano anche dalla Germania, dalla Svizzera, dal Brasile. Brasile? Grandi. Ebbene sì, quindi abbiamo un sacco di ascoltatori all'estero e questa è la musica per voi. Ma non siamo un podcast di musica, siamo un podcast di giochi di ruolo. Vi ho fregato così in partenza. Mi fischiano le orecchie se sto in silenzio per più di due minuti. Innanzitutto grazie a tutti quelli che ci seguono in diretta, grazie a tutti quelli che ci ascoltano dopo la diretta o che ci guardano dopo la diretta. Se volete contribuire alla fama e alla gloria di Fumble, potete fare un sacco di cose, tra cui condividere ovviamente i video e i podcast. Ovviamente. Lasciare recensioni sia su iTunes che su Facebook a 5 stelle. Comprare i nostri giochi su fumblegdr.it/shop o su Facebook o su DriveThruRPG o su Amazon. O dal vostro negoziante di fiducia, e se non li ha, chiedetegli perché. O dal vostro negoziante di fiducia. Andate, chiedete, io voglio una copia di Clotos e di Gattai. E compratele poi. Oppure anche offrire capretti. Chi è? Fumble, dici? Sì, sull'altare della gloria. Va bene. Verranno poi versati ad Alice, che evidentemente ha settato di capretti. E comprate un amuleto. E comprate amuleti. Claudio ha un pentacolo sulla maglietta, secondo me. L'ho comprato da Alice. Coincidenze. Sono i 100 euro, mi sono cavato. A breve ci troverete tutti con dei talismani al collo. Devo portarmi avanti per la pensione. Quale pensione? Va bene che siamo un podcast di giochi di ruolo, che facciamo la cose fantasia, fantasy, certo. Però la pensione a un certo punto. Esatto. La fantasia. Or dunque, direi di lasciare la parola al master, che farà quello che deve fare. Io non so cosa voglio fare, perché l'ultima volta siamo rimasti... L'ultima volta siete rimasti, che siete ritornati finalmente sulla Calypso, dopo aver scoperto nella casa di Yadris... Scusate, non di Yadris, che cazzo, di Ifran. Il suo corpo semimorente che avete salvato per il rotto della cuffia. Yes. Oltre a questo, l'abbiamo salvato evitando a Roberto di provare a fargli una trasfusione. Ma a Roberto, non a Zero. sì, proprio voglio Roberto, ancora salvare Roberto, Zero. No. E non c'è... abbiamo detto Roberto e è partito il video. E la sua presenza come aura. La forza è Feng Shui attraverso Facebook. Avete salvato Ifran. Nel frattempo è arrivata anche la polizia. Voi siete scappati tramite l'auto col pilota automatico con i motori gravitonici per tornare alla Calypso, impacchettando nel tappeto l'ennesimo assalitore, che non ha dato molte risposte in fin dei conti, se non che... No, è vero. Dopo aver cercato di ingannarvi, ha ceduto poi dicendo che era stato pagato per venire ad ucciderlo. Esatto. Oh, che romantico. Io l'ho lasciato però nelle mani di qualcun altro. Sì, perché gli stavi dissezionando una gamba, però non uccidi, quindi è passato la palla. Ho fatto voto di non uccidere. E al contempo il pilota e la... futura sacerdotessa, mettiamo. Predicatrice. E ancora non si sa qual è il tuo futuro, a cosa ambisci. Vedremo. Che a parte un risveglio traumatico del poveretto impallottolato nel tappeto, sistemato con la Zafgan. Esatto. E poi fosse solo quello. Sì, esatto. Quello era il meno proprio. Ma è stata ricamata. È stata una questione un po' umorale, diciamo. Ma sì, è una cosa sbrigativa. Anche viscerale dopo. Soprattutto. Per arrivare al sodo. Arrivare al sodo dopo. Stiamo ingigantendo la situazione. Possiamo dire che Eric l'ha fatta grossa in tutti i sensi. Direi che anche l'armadio. Direi che l'armadio ne ha risentito parecchio. Sì, e... di violenza proprio. Vabbè, dettagli. Vi siete ritrovati tutti a questo punto sulla Calypso, sì, perché sì. L'Ulisse comunque è rientrato alla nave madre.
e avete con voi il codice che avete recuperato dalla stanza di Ifran prima di morire. Sì. Il passo di Yadris che avete anche questo recuperato nella biblioteca. In realtà anche un indirizzo IP che ci ha dato il tizio lì nella... Che hai provato. Esatto, che ho provato, di cui ho ancora l'indirizzo, ma non ci sono riuscito. Non sei riuscita ad agganciarti al computer a cui appartiene quell'indirizzo. E abbiamo anche un nome da quel punto di vista, perché eravamo stati... Cioè lui era stato... Voi dite. No, certo. Voi avevate trovato un nome. Era stato detto che... Era stato commissionato... Cioè nel senso, Yusuf. Aveva detto, spialo. Ma chi è Yusuf? Yusuf è uno che abita nei bassi fondi in un livello molto basso. Nei cellar. Nei cellar. Lo trovate lì. Basta, non sappiamo nient'altro. Sappiamo che è uno che losca cose losche. Esatto. Sì. Ron e Ilona sono usciti per andare a riprendersi l'occhio. Ah, già davvero siamo andati insieme? Sì. Io sto andando e presumevo che stessi venendo anche tu, ma puoi ancora tornare indietro. No, vabbè, però dato che nell'occhio c'è la mia faccia e la faccia di Zero e io evidentemente non voglio essere trovato, c'è anche il mio pipino nell'occhio, quello non me ne frega proprio niente. L'importante è che non si veda la mia faccia. Non so per quale ragione, cioè. Non ho firmato niente sulla GDPR, quindi è completamente legale. E Zero è rimasto nella nave col pappagallo, staccare gli occhi alla gente è completamente legale. Zero è nella cappella con quel manichino, quello a fare allenarsi a petto nudo. Una scena molto anni 80. Quindi il pappagallo lo lasciate con me? Bene, ottima scena. Cioè, no, se rimane con me gli tiro il collo. Ha detto se non dice niente di equivoco. Ma non si sa mai. Non si sa mai. Prevenire è meglio che curare, dicevano negli anni 90. Vabbè. Quindi. Quindi. Ron e? Ilona. Andate? Sì. Allora? Sì, vabbè. Sì, andiamo. No, non sapevo se eri convinta. Sì, sì. Volete andare a recuperare l'occhio? Anche perché l'ultima volta io avevo un po' intimidito il tizio dicendo comportati bene, mi raccomando, perché sennò finirai nel spazio. Però gli cambiamo l'occhio lo stesso. Vabbè, ci siamo dimenticati di questa piccola clausola. Sei passato col rosso? Ma io non... Ah, hai visto? Te l'avevo detto che se non ti fossi comportato bene sarebbe capitato questo e quell'altro. Che tipo si chiama? Come si chiamava il tipo? Però secondo me due abiti. A me. Si chiama Ahmed e ci ricordiamo dove abita anche. Beh sì, non è difficile, se certo. Entra di casa sua ed è davanti al ristorante. Ah, sì. Dobbiamo riportargli il tappeto. Ma come? La prima cosa che ci guadagniamo, i due tappeti che abbiamo preso. Infatti. Noi, lei ci guadagna lo stesso. Sì, vabbè, lei ci guadagna, basta che respira e va in giro. Io un pappagallo. Ah, però... Ancora per poco. Tra un po' avere qualcosa da cucinare. L'arrosto, dici. Tra un po' dire delle cose talmente orribili che dovrà essere abbattuto. Quindi. Diventa il pappagallo di Erika Sard. Esatto. Bene. Quindi. Bene, andiamo. Allora, ti avviso che probabilmente non cederà il suo occhio facilmente. Bene. Spero che tu non rimanga turbata da ciò che potresti vedere. Io cercherò di convincerlo a consegnarci l'occhio. O perlomeno sì, l'occhio. Beh, ci serve l'occhio, giusto? Non ci serve... No, in realtà non ci serve l'occhio, ci serve che nessuno abbia l'occhio. Quindi vuol dire che dobbiamo averlo noi l'occhio? No, quindi vuol dire che nessuno deve avere l'occhio. Può anche essere fatto a pezzi e buttato in un tritacarne, per quanto mi riguarda. Ma perché? E se avesse già scaricato i dati? Beh, quanto tempo è passato? Abbastanza. No, Dio mio, tra che è uscito e voi siete entrati? Un'oretta. Ok, dai, ci vorrà del tempo prima di mandare i dati a chiunque. Ma non di scaricarli sul proprio terminale. No, ma penso che prima vorrà farsi una doccia. Suppongo. Onestamente, sarebbe la mia prima priorità. Questo può essere il nostro punto di forza, ma tu non sei qui, quindi non lo saprei. Ah, giusto, è vero, scemo, scusate. Che ha parlato anche lui, gli avete risposto, quindi. Mi sono confuso. Anche Zero è in cappella. Va bene, andiamo lì. Cioè. Torniamo quindi verso la casa di, esatto, Ahmed. Busso alla porta. Bussa alla porta. Toc toc. Io mi nascondo intanto di fianco. Cioè, non è che mi nascondo, però mi appoggio al muro in modo che veda solo lei. Appena apre la porta. Risponde qualcuno. Chi è? Ahmed.
Ci siamo visti neanche troppo tempo fa. Indimenticabile. Ci siamo incontrati l'astronave, ti ricordi? Ancora? Sì, lo so. Il fatto è che avremo bisogno di qualcosa che tu possiedi. È una questione di sicurezza. Quella cosa. Non sono molto convinto ad aprirti la porta. Ma. C'è il piscione? No, no, è rimasto sull'astronave lui, non preoccuparti. Ma puoi aprirmi, ti prego. Parlare dalla porta non è così comodo. Bisogna guardarsi negli occhi per poter comunicare al meglio. Per spararti per un momento. Apre la porta. Ah, ok. E fa per farti entrare. Ah, ok, grazie mille. Vedi che si è cambiato. Appena lei è entrata e lui sta per chiudere la porta, io metto la mano sulla porta, gliela riapro lentamente. Non è da sola. Lui è il mio accompagnatore, sai, non posso andare in giro da sola. Che strozza galattica. È vero, non la lasciamo. È vero, non posso. Per la sicurezza degli altri. Però. E ci vuoi offrire qualcosa da bere? Ci siamo lui è un po' qui. Scalzonato indietro dalla porta che aprirà in maniera violenta e non se l'aspettava. Siamo ospiti, perché non ci offre qualcosa? Di solito gli ospiti li invito a casa, non entrano in casa. Beh, ma ormai siamo entrati. Siamo entrati ormai, non trovi? Vi indica un divanetto semicircolare dove sedersi. Ok. E lui fa per portare qualcosa da bere. Lo tengo d'occhio nel caso voglia uscire dalla finestra. Vabbè, quando ci accomodiamo tutti al saluti, dico. Lui vedi che tiene parecchio fissa lei, quasi intimorito. Bene. Che ancora. Bene, così non vede il coltello. Che... No, perché fa disarticolare, che non ha un'articolazione, però vabbè. C'è un muscolo però. La paralisi. Non lo so, gioca da sola a sto punto. Ti dai risposte, ti correggi da sola. Busterinata. Busterinata. La busterinata in famiglia. Okay. Allora, mi spiace che di essere ancora qui a parlarti e a doverti chiedere aiuto. Ma purtroppo abbiamo un problema con il tuo occhio. Non ci girerò intorno, capirai che effettivamente non è una cosa facile doverti chiedere questa cosa. Cosa? Il tuo occhio. Che senso, scusami? Il tuo occhio può registrare, può... No. E allora cosa può fare quell'occhio? Farmi vedere? Ho perso un occhio in gioventù per un incidente. Vedi, in realtà qua il nostro caro Ron ha molte conoscenze riguardo di queste protesi, questi pezzi di ricambio appunto che tu hai con te, appunto, che è un occhio. Guardalo pure da vicino, è un occhio che fa solo... appunto da occhio e al massimo mi permette di fare di ingrandire gli oggetti. Lui fa con la testa per leggermente roteata verso sinistra per mettere in mostra l'occhio destro e ti permette di analizzarlo e lo analizziamo. Technology, immagino. Beh, ti sembra quello che ha detto, quindi un normalissimo occhio con il mirino telescopico al massimo. Quindi e permette quindi di con cosa ci tenevi d'occhio? Con questo? Sì, con quello ci guardavi, ma avrai registrato qualche cosa da portare a chi ti ha pagato? No, come ho detto alla tua amica, dovevo riferire se qualcuno si avvicinava e cercava informazioni sul ristorante. Su quel tavolo in particolare di ce l'ho fissa del vostro di quel contatto mi hanno detto, ma nessuno si è presentato a quel tavolo, cioè a dirla fra le righe nemmeno voi oggi.
perché io oggi non andrò dalla cameriera a chiedere se qualcuno ha chiesto di quel tavolo. Esattamente. Sappi che se qualcuno verrà a cercarci, io verrò qua come prima cosa. E se non sarai qua, ti troverò. Ho le conoscenze e la pazienza per trovarti anche se te ne vai da questa stazione. Quindi spero che tu stia dicendo la verità. Ho promesso... Io volevo solo guadagnare qualche soldo, non cerco di perdere la testa per un contatto. Non ti preoccupare, non ho nessuna intenzione di uccidere né te né nessun altro. Posso fare di molto peggio. E hai ragione, eh? Veramente. Potrei essere però più magnanimo nel caso questa persona ti ricontatti e tu chiami questo numero e gli do il numero del suo comunicatore, che tanto la polizia ha già, quindi pace all'anima sua. Negli appunti dietro scheda ho scritto cra cra padrone. Era una nota molto importante. Sono fondamentale. Sono veramente un, come si dice, un genio. Un giocatore attento. Sì, se per favore bomba. E prima poi non si era segnato l'indirizzo cancello, di casa. Cancello quest'onda, esatto. Soddisfatto? Per oggi. Per oggi, mi rialzo. Ma tu guarda se per pochi birra devo finire in questo casino. Grazie. La prossima volta ripensa ai lavori che accetti. Grazie dell'ospitalità, il tè era buonissimo. Di niente. Prego i santi, mi raccomando. Sì, certo. È un po' scocciato da cosa. Appena dici santi fa ancora più veloce per spingervi fuori. Bene. Vabbè. Io nel tempo che loro ci hanno messo questo, dopo essermi allenato, riesco a fare un saltino al mercato per comprare un paio di cose lì sotto? Sì, dalla nave. No, dipende che mercato, dove vuoi andare. Armi. Allora, le armi... Perché non le ho prese a creazione. Le armi... Perché non sono dietro non l'angolo. Non sono rare. No, non è per il rare, che non sono dietro l'angolo. Insomma, alla piazza delle spezie, dove non vendono le armi. Dovresti andare nella Market Plaza. Alcuni tipi di peperoncino sono. Che è... Se sono spray, soprattutto. Mettiamo. C'è un servizio taxi per fare veloce? No, c'è una specie di monorotaia. Monorail. Vabbè, allora io inizio ad andare per andare di là. Diciamo, ecco, che se ci vai non ci metti 5 minuti. No, lascio detto al che vado. Ok. Ci vorrà un'oretta circa per fare quello che vuoi fare. Dimmi quando arrivo. Intanto, ciao Pau Marti. Ciao. Avverti qualcuno che vai? O? Al. E okay. Chi mi vede uscire? Se no, no. Va bene, ok. Lui penso sia sdraiato sulla sedia. Samantha dov'è? Io sono sulla nave. Tu non hai ancora scoperto del... No, gliel'ha pulito lui. Col power washer quello del magazzino. Gli ha ricomprato la nave. No, in realtà io sto probabilmente cercando su... Cioè, c'è una cosa simile a internet. No, però c'è la libreria. Abbiamo la biblioteca. Sì. Io sto cercando... Cioè, sia l'una che l'altra. Indizi sul... Sto cercando informazioni per cercare di capire questo cavolo di piramide piramidale di fianco il passetto di Adris. Anzi, no, aspetta, anzi, giusto. Io in realtà usa telepatia col pappagallo. Allora, ci ho pensato onestamente, ma potrei decidere di utilizzare le mie nuove riscoperte doti telepatiche. Io ho preso il talento di cancello 5 pix sulla persona che abbiamo messo nello sgabuzzino, ovvero quella persona che aveva fatto questo racconto. Sappiamo cosa sappiamo da lui? Non mi ricordo più di preciso. E dire che aveva fatto finta di essere uno che lavorava con Ifran. Ma in realtà era stato pagato. Ma era stato pagato per ucciderlo. Ma non, ovviamente non sapeva chi. In più è scarso, visto che io sono convinto del sindacato. Che c'è sempre di mezzo il sindacato. Beh, di questo sei convinto tu. Io vorrei parlare ancora con questa persona. Tutto ciò siamo ancora nello spazio porto, giusto? Sì. A Calypso sì, ancora nello spazio porto. E dirgli... Attivo il cannone di un esatto, il dissuasore, abbiamo detto che chiamiamo il dissuasore. Voglio dirgli che sono convinto che comunque ci sia
un fondo di verità in quello che dice. Cioè, tipo, tu hai aperto lo sportello del tizio legato e stordito lì sotto e fai: sono convinto che c'è del vero in quello che dici. Qualcosa di simile. Ovvio! Ma no, ma non ho finito. Lo sbavaglio. Sì. E gli dico: senti, io... O ti guarda con uno sguardo di ghiaccio. Certo. E gli dico: guarda, questa cosa non piace a te come non piace a me. Queste non sono... io non sono abituato a questo genere di cose e i miei... compagni hanno modi e utilizzano generi di soluzioni che non rappresentano il tipo di persona che sono. Quindi, se tu volessi ripetermi con grande calma e dovizia di particolari se hai omesso qualcosa, quello che è successo e quello che sai, io potrei decidere, anche se poi dovrò gestire purtroppo il problema di averti lasciato libero, potrei decidere di lasciarti andare. Non ho nessuna intenzione di lasciarlo andare, quindi potrei dover mentire o convincere. Zero nel frattempo ha tirato un pugno, non si sa perché, dentro la monorotaia, no? È venuto un attimo di incazzatura, ma... Io voglio usare... allora, può essere... Calma. Chi ha legato il tipo? Tizio io, mi pare. Ok, fammi un tiro di dexterity, mi sembra giusto. Oddio, non c'è utilizzare corde, io butterei su dexterity, che dici? O survival. Va bene dexterity. Due successi. Hai visto il feng shui? Bravo, feng shui, bravo. Anche i dadi diversi? Sì, l'avevo detto l'ultima volta, però sono questi dadi, no, grazie. 10.000. Che me li avete fatti trovare davanti. Perché non ho deciso sta cosa? Tiri con se è pari. Se è pari. Ah, spareggio? No, non lo so. Boh. Non lo so. Lo tiriamo. Potrebbe anche essere. Potrebbe essere che è un passo dallo slegarsi. Non si è slegato, ma ci sta. Cioè. No. Ha allentato parecchio. No, la gioco così. Usi dark point. Beh, giusto, okay. Se ne abbiamo dati 48. Anche iniziare a consumare. Secondo me ne devi usare anche un paio. E infatti sto cercando qualcosa di simile. Beh, uno per ogni successo. Un prendere iniziativa, un NPC reagisce prima. Ok. Ne spendo addirittura 3. E ti zompa in faccia. Per quello vedi che Zero, che c'ha i poteri. Vedi perché ha tirato il pugno nella monorotaia? E fa perché per prendere. Ha avuto un brivido. Bello. Vuoto. E gli avevo proprio. Beh. E comunque un... Niente. Tira sto fatto. Vedi il feng shui? Giusto. No, niente fa. Vedi il feng shui? Lui è rimasto nella stessa posizione. Ma cambiando una. Ah, ok. Lui stavo guardando il ghiaccio. Certo. A un certo punto ha sfilato le mani da dietro, che tu eri sicuro fossero legate. Ha fatto per prendere le corde e girarti indietro, prendendo le corde dietro di te e stringerti a cappio intorno al collo. Ok. Però hai avuto un guizzo e ti ha mancato completamente. Perfetto. Io uso il potere del gambler per un critico automatico. Ho svigolato dalla sua presa. Lo guardo negli occhi con una calma completa. Come se questa situazione non mi stesse preoccupando per niente, e gli dico: il portellone della nave è chiuso a tenuta stagna, ti servono i parametri biometrici del del pilota. Uccidere me non ti aiuterebbe. Ora hai due possibilità: morire tentando di scappare o sederti e parlare. In quel caso ti farò uscire. È un critico di command. Se ho interpretato bene la... come si dice? No, command ci puoi dare degli ordini. Ma puoi fare il critico sulle abilità? Col gambler, gambler sì. Ha fatto 3 successi in pratica. Ah, puoi fare il critico su tutto. Puoi fare quindi critici di base sulle abilità. Ma domanda, sì? Io aggiungo 3 successi o uso il... cioè, aggiungi 3 successi. Allora, aspetta che tiro. Potresti farne ancora di più. Ho 8 dadi su combat. Sì, sì.
Cioè, dai, no. No, lo so, il... solo Alice li può usare perché lui ha rubato il posto, quindi il Feng Shui deve ancora armonizzarsi. Te li lasciamo. Sì, infatti, tieni. Se no... Ho fatto 4 successi. Dopo sono andato giù. Cazzo, io voglio solo andarmene via di qua. Ti ho descritto come puoi farlo. Siediti, parla con me. Io mi siedo, proprio mi siedo. Siediti, parla con me. Una conversazione educata, non da fra ostaggio e rapitore. Dimmi tutto quello che sai. Dopodiché... E tu vorresti avere una conversazione educata con me? Beh, il prezzo della maleducazione suppongo che non ti vada molto a genio. E il prezzo dell'educazione mi concede di uscire di qua? Educazione e trasparenza. Sai, suppongo che tu non ci abbia detto tutto. Noi non abbiamo nessun interesse verso di te. Dopotutto, quello che hai cercato di fare è fallito. E adesso la persona che dovevi uccidere è al sicuro. Quindi con te non ho nessun contenzioso, è col mandante di questa azione che invece io devo parlare. Tu, per quanto mi riguarda, una volta uscito da qua, puoi essere stato da noi lanciato nello spazio, quindi nessuno ti verrà a cercare. Pigliati un dark point perché attivo la telepatia. Okay. Perché devo capire cosa pensa mentre mi racconta. Non me ne frega un cazzo di cosa mi racconta. Dura un minuto, giusto? Sì. Okay. Chiaramente l'attivo quando comincia a parlare. Che Pustolino ha preso un nuovo talento che gli permette di sondare la mente altrui. Ma devi fare un tiro di Mystic Power, se non sbaglio. Anche il tuo talento sarebbe stato molto utile in questa situazione. Stop. Brute Force e Executioner. Cazzo. Il mio talento sarebbe stato molto utile in questa situazione. Exterminate. Qual è il tuo? Due successi. Okay. Perché hai cambiato quella di Ho cambiato Roma. Icona. Ho preso il messaggero. Il messaggero ha un successo automatico di manipulation. Figo. Anche sui PG. Figo. Vero. Cioè, si vede che siete commerciati informazioni. Tutto in command, tutto in manipulation, successo automatico. Me coglioni. Io sono di braccio armato, io posso fare la stessa cosa che fai tu con Nine Lives, ma quando picchio. E tra l'altro, se ti picchio a te, si annullano entrambi. Io sono completamente ignaro di te. Io tu non hai preso il fegato cibernetico. No. Con 5 pixel prendi il fegato cibernetico che filtra automaticamente e puoi bere subito. Sì, c'è un rubinetto. Cioè, c'è il rubinettino attaccato qui, tu bevi, poi fai e ribevi. Ok. Però paura che sia sempre sobrio, non penso che sia quello che ti... No, beh, non viene assorbito. Come Ghost in the Shell, è sempre ubriaco, tranne quando sceglie di non esserlo. Bellissimo. Comunque... Allora, vuoi sapere prima quello che penso o quello che ti dice? Quello che mi dice, ovviamente, e poi quello che ci pensa sopra. È interessante quello che mi vuoi proporre. Una via di fuga, facile facile, e basta che ti dico che quelli che mi hanno pagato ora staranno cercando di uccidermi. Interessante. Non si deve fallire un lavoro, di solito. Dipende chi ti paga. Quelli che mi pagano, forse è meglio che tu non lo sappia. No, ho bisogno di saperlo. Ma cosa sta pensando in questo momento? Esatto. Quello che sta pensando in questo momento è che lui sa di essere fottutamente morto. Ok. Quindi rischiare la vita qua dentro, ma rischiarla fuori... Quando lui gli ha chiesto quelli che ti, dimmi chi ti paga, gli fa se te lo dicessi saresti morto. Era la seconda frase detta, ci arrivo. Sai, io riparto dall'inizio. Io ho pazienza, non ti preoccupare. Ma dai, davvero, non ci siamo mai accorti. No, davvero, dopo 300 puntate ancora non me ne ero accorti. 305. Di già. Eh sì. Lui sa di essere volutamente morto, e quindi tu dici, rischiassela qua, rischiassela fuori. Perché sa, pensa anche, ti dico chi l'ha pagato. Era una persona vestita di un mantello arancione variopinto, con molti colori. La lanterna arancione. No. con tanti impianti robotici e poche persone si vedono a giro così, se non
0 c'hai, da 3 sessioni. C'è il calcio? Eh? Hai calcio? Oh sì, ho 3 di cultura. Calcio. Vai. Che vedo quanto dirti di più. Aspetta, calcio ho 3, però è su Empathy. Sì, è al solito. Perché questa persona può aver detto anche un nome, ma può essere falso. Certo. Il problema è che questa persona non ha un vero e proprio volto. Spingo. No, dai cazzo, sì, 16 no, dadi, no, cioè... Ne hai, ne hai mancato uno. No? Ne hai mancato uno. E... 3 successi. Meno male. Yes, ti dico anche di più che è critico. Sei sicuro nei tuoi viaggi, nei tuoi peregrinare, che quello che stai vendendo nella sua mente è un draconita? Domanda. Lui era il... come si chiama quello che c'hai contro tu? Il sindacato. Il sindacato. Il sindacato sono quelli? La mafia. No, la mafia. Fare i loschi. Ok, invece gli zeloti, che sono quelli che ce l'hanno con me, sono? I zeloti, l'ordine dei paria. Sono i paria, sì. Ok. E i draconiti sono quelli che se ne sono andati dalla stazione, no? Sì, esatto. I draconiti sono... No, non sono andati via dalla stazione. Sono quelli che si sono divisi dagli zeneziani quando sono... Esatto, sono quelli che sono andati via dall'arca. Sì, dall'arca. Dalla Zenit. Non era ancora diventata Coriolis. Ok. Io faccio una posterinata doc. Bravo! Vai! Tiro per vedere se mi sveglio. Bellissimo! Ah, come sono fiero di te. Grazie. Lo sapevo. Non dovevo metterti Alice di fianco, lo sapevo. Tiro si sta espandendo. Tiro su survival. Direi su forza. Su forza. Facevo da barriera, non l'avevi mai fatta. Attenzione. E via. No. Vuoi spingere? Spingo? Vuoi spingere? No. Dai, spingo. Beh, la bustolinata. La bustolinata non puoi spingere, è contro la bustolinata. È vero. Una cosa... No, è vero, ci si arrende al primo tiro perché il responso del dado è legge. È vero. Per il momento... E il fatto che tu conosca così a fondo la bustolinata mi preoccupa. E certo, perché io ormai sono un adepto discepolo. Pensavo Alice, cazzo, se l'è sposata. Io non potevo portare avanti il processo di cartonatura. Sto cominciando a espandere il morbo. Ti converti. Esatto. Tutti i bustolini. La prossima puntata ci sono 5 bustolini. Signore, non finire più di tirare. Quindi sennò praticamente anche il master tirerà per sapere se vuole. Il master e 5 persone che giocano in solitario. Esatto. È un draconita, ma ho fatto un critico, mi hai detto. Quindi, è un draconita. Sì. E ce ne sono pochi a giro. Su Coriolis ce n'è uno, ma sai che non è quello di Coriolis. Ah, ok. Non hai idea di però di preciso di chi sia. Ok. Sei sicuro però che non è quello di Coriolis. Ce ne sono pochi perché sono quelli originali e non si tramandano mai la carica di draconita? Oppure sono pochi perché sono pochi in generale? Sono pochi perché sono pochi in generale e perché poi non si sa molto di loro. Soprattutto sono molto vestiti con maschere, impianti cibernetici e altri ammenicoli che si mettono sul corpo che gli rende difficili identificarli fra sé. Sì. Perché non è che si vestono, cioè uno si mette un orecchino sulla destra, uno sulla sinistra e dice ok, quello è Tizio e quello è Caio. Mm-hmm. Sono tutti molto standard. E più roba cibernetica c'hai, più anche difficile riconoscerli. È difficile riconoscerli per questo, perché sono se hanno più impianti sono comunque standard. Fermo, vale. Sì. Ok. Io... Tu? Ah no, io gli ho, in realtà gli ho appena chiesto e chi ti ha pagato, perché lui ci stava pensando, però non mi ha ancora... Lui gli è venuto in mente, lui ha detto se te lo dico ammazza, sei morto. Sì, esatto. Ha detto non vuoi saperlo. E io ho detto penso proprio di volerlo sapere e a questo punto gli dico... No, tu non lo vuoi sapere se vuoi uscire vivo da questa stazione. Non so se ci stanno già ascoltando. Sai, sono... Immagino già... Salutiamo i draconiti all'ascolto. Si ascolta. Io non ho molti talenti, ma uno di quelli che ho è sicuramente quello di saper giudicare le persone dal loro sguardo. E tu hai lo sguardo di una persona che sente di non avere molto da perdere. Vai avanti. Se
una persona addestrata come te pensa di non avere molto da perdere, significa che chi... Oh, so che devo solo cambiare pianeta. Potessi anche orizzonte. Quindi forse invece che lasciarti andare da qui preferisci un passaggio? Dipende. Se la persona che ti ha pagato è la persona che penso, non è di qui. Quindi... Io ti guardo un po' stranito come dire, che cazzo stai dicendo? Quindi, dato che, diciamocelo, non ce ne sono molte come lui. Sei uno di quelli strani. Di quelli che? Nota. Sì? Usare i poteri degli mistici. Mistici? Sì. Si viene etichettati subito come eretici. Quindi se ti sgamano... E lui da cosa ha intuito? Vabbè, pace. Non fa niente. Beh, hai cominciato a dire alcuni... Sì, sono eretici i poteri. Allora, diciamo che non tutti li vedono bene. Mm-hmm. Soprattutto se fai cose molto al di fuori dell'essere umano. Cioè, ora, vedere a distanza le persone... Sì, ma se lui adesso lo va a denunciare alle guardie, alla polizia, non gli fanno niente. No, beh, ma non è questo il discorso. Al massimo gli danno assalto perché ha usato un potere su di lui, ma non no, solo no. Usare i poteri è illegale. No, 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 no. Allora, non è ancora illegale perché la legislazione ancora non ha fornito un metro su quello che sta succedendo negli ultimi anni. Ok. Questo non vuol dire che la gente non... Perché tu non hai sempre avuto questi poteri. Certo, certo. Beh, ma io infatti... Si sono sviluppati recentemente. Quando mi dice uno di quegli strani, gli dico, senti, io sono un mercante rispettabile, ho l'impressione che tu sia un pochettino troppo superstizioso. Io so cose che tu non sai. Ero in quel appartamento per un motivo specifico. Tu sei stato pagato per fare un lavoro. Il tuo linguaggio paraverbale, i tuoi occhi, mi suggeriscono che probabilmente il mandante... Beh, insomma, vedi forse che fa per prendere le distanze da te. Forse lo sappiamo chi è il mandante. Se pensi che questa cosa riguardi qualche strano potere oscuro, lasciami dire che per essere un assassino prezzolato sei abbastanza suggestionabile. Se ti devo fare un tiro di manipulation, dimmelo. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il mio benchmark. Scusati, 8, guarda, non importa. No, no, solo, cioè io le cose che ho le ho 8, tutto il resto è, sono una merda, quindi... Salta sul posto, un dado. Un successo. Ok. Sono... Voglio andarmene via di qua. Beh, minchia, ci posso... Sono andarmene via di qua il più presto possibile. Continuiamo così e potrei farlo. Dimmi che cavolo vuoi sapere. No, no, grazie, non voglio passarci. Ok. Chi era? Una conferma su chi era, che cosa ti ha chiesto. Insomma, dai cazzo, lo sai come funzionano queste cose. Vuota il sacco ed evita di farmi di farti tirare fuori la verità. Facciamo la strada intanto verso il portellone. Io parlo e tu cammini. D'accordo. E mi avvicino e mi avvio con molta calma. Con un gesto della mano ti chiede di indicargli la strada e ti segue. Okay. Segue o precede? Precede. Lui starà davanti. No. Lui fa per stare dietro. Lo guardo come se fosse lo guardo con un fare di pietà. Cioè, gli dico, regà. Cioè. No, lui la corda l'ha buttata. Ballate un valzer praticamente. Si vede faccia a faccia. Esatto. Alla fine vanno paralleli nel corridoio della nave. E fa. Senti, il tipo che mi ha pagato mi ha solo detto di far sparire Ifran. Come non gli interessava. Ma mi ha detto soprattutto che dovevo cercare certe informazioni in casa sua. Ok. Gli ultimi messaggi, le ultime cose. Avevo solo letto il computer che aveva mandato un messaggio a una certa nave, a una Calypso. Ma
non ho recuperato, no, era solo un invito, niente di che. Sono informazioni che sono arrivate a questa persona? Tu gli hai inviate? Come avrei fatto? Mi avete beccato sull'ascensore? Cosa sta pensando? Sto sinceramente pensando che era sull'ascensore e l'avete tirato giù da lì, quindi non ha fatto un tempo. Ok. Ora... Ecco anche perché ce l'hai trovato sull'ascensore, perché lui avrebbe avuto tutto il tempo per uscire e che stava cercando qualcosa a casa. Certo. Ora, vedi, c'è qualcos'altro importante che mi devi dire, intanto stiamo camminando. Cosa vuoi sapere? Cosa è stato? Lo sto portando da te, peraltro. Io. Adesso... Cosa sono questi rumori in fondo al corridoio? Tu sei un lupo solitario o fai parte di, non lo so, un gruppo di assassini prezzolati, un'associazione, un... Io lavoro da solo. Cosa pensa? Io lavoro da solo. E come ti ha trovato questa persona? Senti, facciamo così, se mento te lo dico. Perfetto. E cosa ha trovato? E come ti ha trovato questa persona? La tua fama ti precede? Sei uno bravo in quello che fai? Dovrei esserlo. A quanto pare no, non abbastanza. Sei uno di quelli abbastanza bravi da farsi delle domande su coloro che ti commissionano i lavori per evitare di finire in guai più grossi di te? Questo era solo un mercante. Da giorni non usciva da casa. Casa? Non è... Dove l'avete trovato? Ah, beh, certo. Ah, scusa, pensavo parlasse del committente, infatti, perché cazzo dici? Però pensavo stesse mentendo. Ok. No, ma se ho capito, ma... Beh, se ho capito bene, mi hai chiesto... Ti informi prima... Ti informi sul tuo obiettivo? No, 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 sul committente. Ah, sul committente, sì. scusami. Sì, su chi ti ha dato il lavoro. Scusami. C'era poco da informarsi su questo tipo. Ce ne sono pochi nell'orizzonte di come lui. Ti ha pagato in anticipo? In parte. Oh. Beh, spero che tu ti possa. Okay. Spero che tu ti possa godere almeno quella parte prima che ti venga a cercare. E passiamo la porta, ci troviamo nella cabina di comando e io grido: Eric è scappato! E tiro fuori un'arma. La cosa bella è che nel frattempo sempre i brividi a zero che sta facendo. Mi fa vedere quella per piacere. Sì. Quindi io vedo un pappagallo. Che già io vedo un pappagallo e dico rimango lì come pappagallo. Se l'era portato zero ed era nell'hangar, no non poi... l'ho portato via, però no, poi l'ha lasciato nell'hangar. Era nell'hangar. Ah, nell'hangar. Che io ero rimasto nel punto in cui io ero rimasto che era con lui. Forse perché l'hai detto dall'inizio sessione. Tu comunque basta me lo dite, per sapere dov'è il cazzo che è il pappagallo. Tu ti ricordi che comunque una carabina a lui l'abbiamo presa? Sì. Ok. A lui? A chi? A lui? Io ce l'ho la carabina. Ah, ce l'hai di nuovo tu la carabina? Sì, me l'hai ridata. Your carabina. Ah, oh, non mi sento senza. No, se c'era il pappagallo, rimanevo di fronte al pappagallo come se fosse un'allucinazione. Vabbè, certo. Chi è scappato? Cioè, questo! Ah, salve! Lei chi è? Iniziativa! Ecco, vedi che tiro fuori un'arma. No, faccio qua, grazie. Allora, lui... L'iniziativa... 6! No, aspetta, non è vero. 6 più agility? 9. È un D6 più l'agilità. Ah, ok. 6. Allora. E quanto hai agilità? 5. 6 Eric. 9 io. Io... 10. 11 perché ho tirato fuori un pugnale. Che non è proprio un pugnale. Sì, è quello da carcerate, per esempio. No, praticamente ha preso uno dei pezzi della nave. Mentre camminava, tu non ti sei accorto, ha aspirato qualcosa da un condotto, ha un tubo di metallo in mano. Ok.
Su questa iniziativa potremmo anche fare lo stacco su di voi. O potrei mettere una musica un po' più tesa. Il ladro, assassino prezzolato, fa per colpirti con questa specie di tubo. Me lo merito. Te lo meriti? Sì, un po' sì. Ma non ti colpisce. Oui! E va meno male. Dark point, rerollo. Se è vero ma giusto. Due danni. Fa un danno di base, ma se è aggiuntivo lo uso per il danno aggiuntivo. Ok. A chi tocca? A te, caro. A Samantha. Scappo dietro a Eric e gli sparo. Cioè non a Eric, chiaramente. Chiaramente. Allora, quindi puoi fare un'azione di movimento che sì, ti consuma uno action point. Ok. Con i due rimanenti spari. Range combat normale e spari. In range combat io ho agility, se non mi sbaglio. Ho due spam. Ho ben tre io. La pistola non ti dà niente, gli dà di bonus. È bonus 3. Ah. Ecco. 3 di bonus la pistola? No, carabina Vulcan. Non lo so, magari ho detto male, eh? Minchia, mi sembra tanto. Cioè, forse iniziativa? 3. Forse iniziativa può darti il bonus, sì. Non lo so, potrei averti... No, no, un secondo che arrivo. Damage, e vabbè, è normale, critico 2. Range, Vulcan, carabina, bonus più 1. Ah, bonus più 1. Danno 3. Danno 3. Ah, danno 3 automatica. Critica 2. Sì. Short range. Quindi, ah, vabbè, è molto short, sei nella cabina di comando. Ok, allora vediamo. Un cazzo. Non spingo. Uccidilo, cazzo, uccidilo, lo sai che non so sparare. Io mi guardo in giro spaesato, poi mentre mi gratto il culo perché c'ho prurito, tiro fuori la stargana e gli sparo. Non di nuovo. No, ma non era lui. È un altro. Tre successi. Minchia, stunnato. Dovrebbe essere un critico anche. Eh beh, è stunnato sul colpo. Oui. Non è critico la stun gun. Allora, il problema della stun è che critico stun. Esatto. Ma è critico? Sì. Critico sì, 3. Sì, perché di danno base fa 2. Sì. Stun gun fa danno base 2 e critico stun. Punto. Talento stun. Fine. Non c'è molte altre spiegazioni al riguardo. Sì, ma quanto è il critico? Beh, guardo io. Critico di base normale è 3. Ah, esatto. Okay. No, no, aspetta, critico per l'abilità è 3. No, poi c'è il critico per colpire che è 1. Scusate, il tiro per colpire che è 1. Okay. Più devi spendere X di critico indicato dalla tabella per far attivare il critico. E lì sotto critico c'è scritto stun. C'è scritto sì, stun. Però no, non si capisce da nessuna parte, o almeno io non l'ho trovato. Quindi di base gli do 2. Ok. Perché la media di tutte le quantomeno per un round è standato. Poi suppongo che. Cioè. Sì, poi deve fare i tiri per riprendersi. Ma minchia. Se no che stanno. Stun vuol dire che infligge stress invece che danno. Ok. Sei. Quindi avrà inflitto 3 stress. C'è mind point? Sì. Sì, può darsi. Aspetta, Ci sta, Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Ma gli ho sicuramente scritto da qualche parte. Stress, in combattimento se vittima si subisce stress per fatica mentale, cioè abbassa il pool di mente, mind point, dato da Wits più Empathy. Se gli MP vanno a zero si collassa. Ok. Quindi... gli fa 3 punti, 3 danni mentali. 3 danni mentali. Questi qua sotto. Ok. Poi si guarderà meglio come quindi funziona il critico stun, perché non si capisce bene. Cioè... ma mi sa che non fa critico perché fa danni mentali. Cioè, avevo scritto qua nella descrizione delle armi: stun means that the weapon inflicts stress instead of damage. Quindi proprio non ha critico, sì, tra virgolette, ho capito. Beh, comunque sì, sono tre danni mentali. 3 danni mentali, quindi è ancora in piedi. Non credo che abbia 3. Tocca di nuovo lui. Beh, ce ne vorrà un altro almeno. Sì, almeno un altro. Sta di nuovo a me. Che fa per attaccare te? Perché ha visto che lui è una pippa a sparare. Ok, non male. No, non subisco malus. No, aspetta, la stun gun di base fa già 2 danni, quindi lui 5 gliene ha fatti. Ah, ottimo. Ecco, ora mi ha senso. Mi dai un attimo il manuale, devo vedere l'omino di riferimento. Perché se no ottico è molto più potente lo stick, che però fa un danno, difatti.
però c'ha più due al tiro per colpire. Ah, quello più. Invece che la stangan, esatto. Quello da vacche. Sì. Esatto. Il Kunji Buai. Allora, ah, Mind Point 6. Gliene manco un altro. Però è molto rincoglionito, anche perché adesso tutti i suoi tiri mentali sono a meno 5. E non ha tiri mentali da fare. No, è se dovesse farli. Sì. Molto bene. Sì, certo. Due danni. Ok. Samad. Su, Samad, hai visto come si spara? Adesso è il tuo turno, anche perché io sono già stanco e poi mi prudo il culo. Ma poi chi è questo? Ma poi che cazzo è sto qua? Cosa ci fa sulla tua nave? Che ti ha appena tirato una randellata con un... Allora, nave. A parte che è appropriazione indebita di pezzi della nave. Chi l'ha autorizzato a prendere un tubo? Poi l'hai tirato fuori tu e dove stava? Vuole il tuo alcol, vuole il tuo alcol. Vuole il mio alcol? E intanto gli faccio quello che faccio io. Esiste andare in Iran in questo gioco? No, adesso ti faccio vedere la mia versione dell'andare in Iran. Quello che faccio non è cercare di sparargli, ma al contrario cercare di, cioè, bleffare per farlo girare anche per un momento, quindi per farlo deconcentrare da Eric. Guardo alle sue spalle e gli dico: Rod, si è liberato, ammazzalo, cazzo, ammazzalo! Come se ci fosse qualcuno con cui sto parlando dietro alle sue spalle. Fai manipulation e darà un bonus a Eric. Qualora volesse attaccare o fargli quello che gli vuole fare. Così. Non è contrapposto? Comunque ho fatto un successo. Ti direi che è contrapposto nel suo mind point, ma... Vabbè, un dado, tiri. Grazie, Roberto, grazie. No, sì, beh, ma... se tu facevi 0, lui faceva 0. Per un dark point per ritirare un comunque è un successo. Abbastanza per. Sì, un minimo di distrazione ce l'ha, quindi un dado in più al tuo tiro. Ok, 4, 8, 9. Io naturalmente faccio la mia versione dell'ira, cioè mi giro verso il tipo e come il T-Rex in Jurassic Park e gli sparo un rutto di quelli proprio che arrivano dalla bocca dello stomaco. E poi. Ed è stun. Esatto. 3 successi. Viene. 5 anni. Okay, buonanotte, cazzone. E poi gliela scarico sul collo proprio. A bruciapelo. Il tuo alcol dal tuo sangue. Guarda, Eric, sei liberato. Non so come ha fatto. L'ho trovato nella nave. Stava cercando di rubarti tutto. Adesso legalo molto, 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 molto stretto e rimettilo dove l'avevamo messo prima. Senti, se invece lo impicchiamo. Eh? È legato molto. Ma andiamo molto fuori. È legato molto. Tecnicamente. Io non sono responsabile di quello che potrebbe succedere, ma non ho visto niente e vado nelle mie cabine. Ok. Senti quanti in latte. Va bene. Lo prendo per il mantello, prendo un cavo da qualche parte di quelli, no, non una corda, un cavo di quelli di manutenzione, quindi. Sì, sì, ok. E visto che sarà troppo complicato impiccarlo lo strozzo. No. Giro il cavo, poi non mi accorgo che però il cavo è impigliato al portellone, quindi quando do la manata per cosare il portellone tira il cavo. E per cui quello che aprirà il portellone lo troverà lì penzolante all'ingranaggio del portellone. Come faccio? Quindi non l'hai ancora impiccato? No, lo sto arrotolando. Chi apre, esatto. Impicca, ok. Fai un tiro di dexterity. Ok. Quindi no, survival, va, qui è legale survival. Ok, quindi 2 più 4, 6 dadi. 2 successi. Samad, tutto a posto! Dove sono i miei vestiti? Te finisci. Finito la tua opera e loro due rientrano e aprono il portellone. Perfetto. Ha funzionato! Quindi l'hai fatto al portellone di ingresso. Io non la... Sì, quindi lei ha aperto la porta e si è sentito. Esatto. Io mi guardo. Ci sono una persona. Allora, direi un malus di 2, ma le guardi un tiro, io lo devo fare. Ma è dentro. Un malus di 3. 5 dadi su 8 sto tirando. Oh! Meno male che sono però lei ha ucciso una persona. Ho ucciso una persona. No, non ho ucciso una persona, è stata la nave. Al lei Sex on Coriolis per tutti. Bisogna brindare. Ha funzionato. 2 dark point perché avete ucciso qualcuno subito dalla tua iniziativa. Di manuale. Wow.
torturare e uccidere, quindi da dare un sacco di poi. Ah, quindi io vai zero. Il mio tentativo se avessi lasciato andare in effetti sarebbe stato pulito. E invece poi mi sono lasciato convincere dalla loro pressione sociale, tipo non fate andare lì. Allora che non c'era nessuno. Ma mi stavate guardando male. Non c'era nessuno e tu gli hai detto fai quello che vuoi, non ho visto niente. La pressione che c'era era la fiatella. Se io l'avessi lasciato andare mi avreste fatto una testa così, come quando vi ho chiesto di prendere le cabine di lusso, io lo so. Di conseguenza mi sono lasciato condizionare in faccia. Ma poi Dark Pointer ti stai bullizzando da solo. Sì, è una posterità. Esatto. Ma Eric, cosa è successo qui? È rimasto incastrato. Non penso che si sia incastrato da solo alla porta. Lo so, era un ospite di Samara. Allora, non fare delle domande che potrebbero essere difficili da rispondere. Sai, cioè, tu cammini per una nave, trovi un cavo e la prima cosa che ti viene voglia di fare è mettertelo. Hai freddo? Per essere sicuro di non perdere, sai, no, come vabbè. Okay. Almeno ha parlato prima di attaccagli un talismano e mettilo e mandalo in paradiso. Io non lo so, io mi sono svegliato e Samad mi ha detto di sparargli. E dov'è ora Samad? È andato via a cercare i suoi vestiti. Tra l'altro questa cosa in questo momento ti viene un flash di lui con la tuta lasma suit che li butta nello spazio. Al prossimo passaggio vicino al sole fate una parabola. Mi viene da pensare se tutto questo è derivato dal fatto che lui non trovasse più i suoi vestiti, in realtà. Non lo so. Quindi hai presa per un povero prigioniero. Hai un talismano per la costipazione? Mi sento un po' intoppato. Certo che 100 birre ovviamente. Ma dai! Scontati, perché siamo sulla stessa nave, ci sono 50. No, vabbè, senti, va, spingo. Hai il prezzo di un talismano. E poi ho anche una polverina. No, no, lascia stare con le polverine, che l'ultima volta mi è toccato perfino correre. C'è... Tu stai impacchettando il cadavere. Sì, chiaramente. Cioè... Vedi? Ron si fa il culo a fare le cose senza ringraziarlo. Beh, faccio una preghiera per questa povera persona. Ti dirigi in cappella, immagino. Lo portiamo in... Sì. Allora, dovremmo fare un giro fuori, perché questo inizierà a puzzare tra... qualche ora. E non lo possiamo sparare nell'iperspazio. Non dallo spazio porto. Potrebbe essere bellissimo. Lo spariamo come un fuoco d'artificio. Viva la fondazione! No, Gente con schizzi di sangue. Metti nella canna del cannone ionico. Almeno frigge nell'atmosfera. Ma ci sarà allora una zona dove lo possiamo impacchettare e mettere sotto vuoto. Non è una busta di parmigiana. E lo triti e lo metti sotto vuoto. Abbiamo davvero una stanza così dentro la nave dove si mettono sotto vuoto le persone? Allora abbiamo una serie di state zitti un secondo. Abbiamo una serie di problemi da affrontare in sequenza. Uno, il tizio è morto e dobbiamo liberarci del cadavere senza farci scoprire. Due, le guardie verranno a cercare questa nave perché il nostro capitano ha deciso di dare i suoi contatti alla polizia. Quindi, prima o poi verranno a cercarlo per fargli delle domande. Okay. Il cadavere non può essere in questa nave se viene la polizia. No. Non possiamo nemmeno uscire con questa nave dalla stazione perché sicuramente verremmo notati. Quindi ho bisogno che uno di voi venga con me sulla Ulisse, che tu piloti la Ulisse fuori, c'è, che ci sbarazziamo del cadavere con la Ulisse e che torniamo senza fare altri danni, perché già mi pare che ne abbiamo fatte a sufficienza. Sì, qualcuno... ho voglia di pilotare. Sì. Qualcuno vuole dirmi dove sono i miei vestiti? Vedi una camicia che fa... No, stavo completamente sporca di... Stavo guardando il cadavere, non i vestiti. Abbiamo dei problemi più grossi, dei pesci più imponenti da friggere. Meno male che l'ho interrogato prima. Poi mi devi dire che cosa ti ha detto. Però noi adesso ti dobbiamo lasciare da solo su questa nave. O al massimo con Ilona. Zero non so che fine abbia fatto, doveva stare con te, dove cazzo è finito? Boh, sarà andato, non lo so. La tua guardia del corpo, sono la tua ombra, non ti lascerò mai. E poi non era qua? A proposito, questo come lo metto pistolone a posto? Faccio vedere una ferita al fianco. In effetti fa male. Lo sa, l'ho detto dove vado, nessuno me lo chiede. Non mi era mai capitato.
E non abbiamo nessuno con conoscenze mediche. Beh, però abbiamo una cabina medica, non l'ho mai usata, se mi fate vedere come si pigia. Guarda, credo che la migliore sia Al. Per darti sono riuscito a chiudere le ferite di questo stronzo prima che voi lo impiccaste. È stato un incidente. È stato fatto tutto da solo. Lei lo indicasse l'interfono del recettivo. Se voi non aveste aperto volendo, il portellone, lui sarebbe ancora io. Ok, allora io sto qua a farmi curare. Come sempre, siete bravi a rattopparvi da soli. Esatto, io faccio bella presenza. Voi andate pure, fate tutto quello che dovete fare. Poi vi devo dire delle cose importanti. Sperando che torni zero. Quanto lunghe queste cose? No, brevi. Allora dicele adesso, potrebbe essere più utile saperle prima di avventurarci nello spazio. Ifram lo voleva morto un draconita. Abbiamo un nome? No, ma ho un'immagine, ho una sua immagine mentale. Come te la cavi a disegnare? Direi dexterity. Una merda. Ho fatto qualche corso. Facciamo che provo a buttare giù. Vedi, se c'hai i punti tecnologici puoi usare Photoshop. Esatto. Facciamo che provo a buttare giù l'identikit. Faccio lo stickman. Allora, altra cosa. Beh, qualora vi diceste qualcosa, mantello arancione, molto variopinto. Abiti tanti. Ma intanto molti non è robotici. Il sindacato. Non è il sindacato. È un draconita molto pieno di soldi. Non è il draconita che sta camuffato. Quello che so non è che, non è il draconita che sta su Coriolis. Quindi ci sarà da cercare sugli altri pianeti e o sistemi. Voleva Iframorto, voleva informazioni. Abbiamo prevenuto di tanto così che lo stronzo gli dicesse che Ifran aveva mandato un messaggio alla Calypso. Quindi in realtà non è detto che sia la stessa persona che ha detto a Damed di spiarci. Dubito perché non è di qua. Forse quello che è stato chiesto a Damed è stato chiesto per interposta persona, da qualcuno che è stato pagato da questo draconita. Ultimo ma non meno importante, c'era un'altra cosa importante, cazzo, i draconiti sono pochi. No. Ah sì, molto 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 pericoloso. Questo qua aveva gli occhi di quello che sapeva che qui dentro, in questo modo orrendo o fuori da qui, ci avrebbe comunque rimesso la pelle. Bene. Lui non è collegato a nessuno. Non fa parte del sindacato, non fa parte di una gilda, non lo verrà a cercare nessuno. Ottimo, perché lo dovremo sparare nell'iperspazio. Mentre sei qui, sì. Fai anche un'altra cosa. Inizia a pensare a quei numeri... Ah, d'accordo. Qualcuno sa dove sono finiti i miei vestiti? Pensavo di averli. Abbiamo un lavoro da fare. Sono nelle tue cabine di lusso. Dico mentre immetto il tizio nel tappeto. Chissà dove li ho messi. E torno e vado verso la cabina. Ti cura una ferita. Beh, servo anch'io sulla stornale o posso venire giù nel. Allora, tieni conto solo di una cosa. Sì. La polizia verrà qua. Vedi tu. Magari posso dare una mano. Vedi tu, io so che non voglio farmi trovare. Sì, non... Io rimango e nel caso provo ancora a fare una ricerca su quell'indirizzo IP. Ok. Se mi è possibile. Sì. Uh-huh. Ok, allora mentre allora attendono io faccio... È semplicemente solo technology o ci devo aggiungere qualcos'altro? No, è data sì. Di... Sì. Ah, ok, data... Sì, ok. Aggiungi un dado perché immagino che farai aiutare da Al. Ah beh certo, sono sulla nave. Usiamo l'intelligenza artificiale. Abbiamo pagato un'intelligenza. Beh, ho bisogno di te, devo cercare una persona. Anzi dimmi, quanto hai a data di Jin? Totale 5. Punti? Sì, abilità. No, ho 1 più l'abilità, più 4 di abilità. 1, ok, allora no, cioè di più te di altro. Oh, magari. Un successo. Allora... Riesci a risalire alla zona sì? di Coriolis. Okay. È veramente fra gli ultimi livelli di Coriolis. Ok. Quindi intorno al 20°-30° livello. 20-30. Fai conto che il Promenade, quindi la zona circolare, quella diciamo più abitata, è il livello 250-230. Ah, okay. Sei in altissimo. Ok, quindi vabbè, però cioè, vuol dire che sono circa... È difficile entrarci là dentro. Ah, ok. Molto difficile. Bene. Tu
tutta la zona delle cellar sono difficili metterci perché già è malavita di suo e della zona prigioni. Okay. In più ci metti anche la malavita, i circuiti di lotte clandestine, più ne ha più ne metta. Gli schiavisti. Le cavallette. Le cavallette, assolutamente, cavallette spaziali. So che lo schiavismo non è in teoria legale, ma so anche che ci sono lo stesso gli schiavisti. Dissero quelli con un comparto segreto dove mettere la gente. Non era uno schiavo, era uno ostaggio. Completamente diverso. Negria. Esatto. E che capi di imputazione schiavismo non ci sarà. Esatto. Vabbè, se avessimo mai voglia di andare da quelle parti, sappiamo almeno dove guardare. Ah, sì, sì, certo. Da 10 livelli. Esatto. Altrimenti non torniamo. Nel futuro. No, no, tra 10 livelli, nel senso tra 10 piani. Ah. Non ci sono i livelli. È vero. Beh. Tappeto? Tappeto. È il quarto tappeto che spostiamo in un giorno. Io ho fatto troppa attività fisica, ve lo dico. Sto cominciando a sentire dei danni. Io spero che il fatto che sia un'ambientazione comunque in parte araba non sia inerente solo al fatto che uccidiamo la gente dentro i tappeti. No, ci sono i tappeti volanti nello spazio, ovunque. Esatto. Tutti i nostri. Con un cadavere dentro. Il mondo è mio. Il serial killer dei tappeti è riconosciuto. Esatto. Che è Al. Vabbè. Se io ci metto anche più di un'ora perché non voglio girare solo le armi, voglio girare un po' tutti i negozi che ci possono essere. Comunque, quello che volevo comprare, se vuoi ti dico, in generale voglio spendere 11.450 birre. E ne hai? 12.000. Ah beh, dai, io ne ho 1.500. Cazzo, preso, no, come fai? Ne abbiamo presi 6.000 a testa 5.000 per la cosa e 5.000 di base. Ma che cosa 6.000 a testa? No. Era 1.000 qualche io cosa. Io ho 5.000 erano 1.100 a testa, esatto. Erano 1.100 a testa più quello che avevamo. Perché in ho scritto 5.000 più 6.000? Non lo so. Perché ti sei iscritto 5.000 erano di creazione e 6.000 mi sa che erano tutti i soldi del lavoro. Erano 11.000. Divisi erano 5.500 diviso 5, cioè 1.100 a testa. Sono 1.100. Esatto. Sì. Ok, allora mi tolgo qualcosa. Un rene, magari l'impianto. No, beh, purtroppo non prenderò lo Spider Doctor. E come ora trovi nel vicolo quello di Futurama. No, volevo prendere lo Spider Doctor. Tu dai polmoni ora, però anche dopo. Volevo spendere 5.000 per lo Spider Doctor, visto che siamo noi che è il robottino con tre medichirurgi che ti sistema. Però quei 5.000 non ce li ho, quindi rientro col resto. Okay. Mi voglio prendere la Dura Sword, okay. La Dura Claws e gli artigli. Mm-hmm. Tre pillole, quelle da mangiare, tipo le Good Berry. Mm-hmm. Sono 250 luna. Il condensatore d'acqua. Quello che se prende l'acqua dall'atmosfera e ecco, ti fa bravo, l'acqua. Perché sennò se mangi quelle pillole fuori di sidra. Infatti devi avere quella roba lì. Poi una corda molto resistente, la Hyper Rope. E la maschera, quella filtrata. Non quella con l'ossigeno, ma quella base. La maschera ambientale. Vabbè. Quella che dura 3 giorni, se c'è roba. Però immagino che se io me la metto in giro e non c'è nulla di letale, non se si non consuma. Se non la attivi. Mm. Ok, quindi allora spendo 6.450. Ok. Dilapidare le fortune. Beh, però adesso è equipaggiato. Posso trattare? Manipulation. Per ogni successo un 5% o meno. Grazie, la prossima volta porta a me. Non lo so. Magari adesso. Ah no, scusa, avevo già segnato anche del veleno. Nessun successo. Quindi glielo pago tutto. Non è fortuna. Vuoi spingere? No. Durante la trattativa. Questo veleno non è mica buono. Come faccio a sapere? Ah, e ho preso anche, ho segnato in questi 600, 1005 proiettili, quelli che vibrano, che danno più 2 d'armatura al nemico, ma sono silenziosi, e se uno non ha l'armatura fanno un culo come un capanno. Ok. Bene, mi sono rimasti 250 più. Beh, ci puoi andare al cinema, non spendere tutti una volta. 2 talismani e mezzo. Esatto, 2 talismani. C'è anche l'offerta della giornata. No, fatti conto, un birro, un euro, Però torno come potere d'acquisto, mettiamola così. Con 250 sti cazzi, 100 euro i talismani, mortacci tu e ti le rubo mentre dormi. Tu non sai dove li tieni. Ma io ho 5-7 dadi di infiltration. Secondo me prendi la rivista, le prendi tutti, fa un talismano e in qualche modo te ne vai e gli hai pagato.
Lei le ruba i talismani. Anche sono quelli che valgono. Oh, uno di quelli così vale 100 bir. No, non vale un cazzo, ma lei li vende. Ma per me valgono 100 bir. Ah, è vero. Lui li ha sempre visti vendere. Non sono il più genio di tutti. Comunque poi torno con calma, tutto armato, pronto alla morte. Torniamo al tappeto. Ah sì, giusto. Eric. Sono pronto. Una cosa tranquilla, rapida, senza andare a sbattere contro qualcuno. Tranquillo. Dai, ce la possiamo fare. Il pappagallo. Ah, la vecchia 100 punti. Ah! Lo ammazzo io il pappagallo adesso. Ok. Al Franco Califano. Al... Tutto il resto è noia. Al è sull'altra nave, noi siamo sulla Ulisse. No, Ala è anche in intelligenza artificiale sulla Ulisse. No, solo sulla Calypso. E perché parlavamo con Ala? No, quindi in realtà tu sei salito su una nave in carattere dell'Angara. L'ho detto, chiamato. Al, metti la musica. Ha messo la musica, tu parti. Non c'è più la musica. Ok. È come, Alexa, mettimi una canzone di Deep Purple. Ed esco di casa. Ciao, e te ne vai fuori al lavoro. E io che sto lì a farmi curare, faccio ma... Califano. Ah, perché Califano? Fra tutti. Califano. Certo. Esatto, Califano. Che è il più grande cantante di Coriolis. Essendo Califo, giustamente, in ambientazione. Califo. È perfetto. Direi perfetto, che metto una retromarcia tranquilla. Proprio esco con nonchalance. È bello uscire in retromarcia nell'hangar, vuol dire che vai a sfondare l'hangar della nave. Ma però no! Benissimo. Nel senso... No, sì. Esci dalla pancia della nave. Sì. Siamo nella Calypso. Avevano tenuto le due navi separate. No, se sono riunite. Quando? Quello che ho detto lui. Quando? Io ho detto all'inizio, loro sono rientrati dentro con la nave. Ah, con la nave. Sì. Sì. Siete proprio degli stronzi. Ma infatti io dicevo, andiamo via la nave. Così adesso si vede la nave che esce dalla Calypso. Che era la nave, no? Povero Ron. È il pilota, io non guido le navicelle. Dovrei cambiare il buddy. Sei venuta con noi? No, sono rimasta... Non posso cambiare il buddy perché lui conosce il mio segreto. Deve essere lui. Sì, ma non me lo ricordo. È per quello che l'ho detto a te. Sai quando è un peso da toglierti e lo devi raccontare a qualcuno? Ecco, l'ho raccontato te nella... Se può allo sconosciuto, all'ubriacone, sei un ubriacone sconosciuto. Un combo. Vabbè. Meglio comunque non farci trovare, per favore. Ok. Povero Clark. Andiamo. Io dico solo una cosa. Che se uscite da Coriolis con la Calypso e attivate lo stealth... Ma il punto è... Ma no, io suggerisco poi... Beh, se si può suggerire così fuori, mettilo nello scomparto, teniamocelo un giorno e poi ce ne andiamo con calma e lo buttiamo nello spazio. E se invece lo lasciassimo appeso al portellone, non so, come quei vecchi profumatori. Attaccato col cavo. Eh? Come qui. Come si chiama il tipo? Arbrea. Non l'ha detto il nome. Dici tu come si chiama? Arbrea. Arbre Jafar. Mani. Arbre Mani. Arbre Mani. Mani Magic. Al profumo di omogeneizzato di tacchino, eh? Mani Magic. Va bene. La nave non è mia, quindi vabbè, se il capitano vuole tenersi il cadavere a bordo nella navetta con la polizia che sta per arrivare, nella speranza che domani usciamo e attiviamo lo stealth fuori da qua, fate come volete. Sta per arrivare la polizia? No, non è detto che stia per arrivare la polizia, ma voi uscite. Noi dobbiamo chiedere permesso per attraccare, non per uscire. No, nello spazio porto non dobbiamo neanche chiedere permesso. E allora, infatti, usciamo. Allora usciamo. Andiamo. Cioè, d'accordo, ho capito. Bro. Non mi sembra il caso di questionare davanti a un povero uomo che è rimasto vittima della sua stessa idiozia, avvolgendosi un cavo intorno al collo e morendo attaccato a un bordellone. Ah, quando hai detto vittima della sua stessa idiozia, però pensavo parlassi di te. No. Aspetta. Allora, io lo so che sei molto teso da quando non siamo più nello spazio profondo, nel nulla cosmico, e siamo entrati in un posto dove c'è gente, ma nessuno ci tiene gli occhi addosso in questo momento. Sì, la situazione è un po' tesa, ma... Ma veramente in piazza sì, avevamo una persona con gli occhi addosso. Ma sì! Letteralmente. D'accordo, e adesso è morta, la portiamo lì in fondo nel nulla... No, vivo, è vegeto. È vivo, è vegeto. E vedi, ti sei avvicinato, hai dimostrato di saper... vivere con un minimo di calma.
portalo fuori, nessuno sospetta di noi, ho fatto il bravo cittadino. Lo so, nessuno sospetta di noi, continueranno a non sospettare di noi se non trovano i cadaveri addosso alla nave. Ma infatti nave. Dico, uscite con tranquillità e non fatevi troppi problemi, lo shuttle può andare, nessuno ci ha detto. Io ho detto che noi non partiremo senza avvertire, non partiremo con la Calypso senza avvertire le forze dell'ordine. Se il pilota era particolarmente su di giri e doveva fare un giro con lo shuttle, si sarà fatto un giro con lo shuttle. Infatti io non sono preoccupato da uscire, sono preoccupato da restare. Andate, andate, io non voglio. È Zero che propone, mettiamo il cadavere nel congelatore. Io su queste cose mi rifaccio assolutamente a voi. Il congelatore, cioè già non so dove ho messo i vestiti. Se poi anche riempiamo il congelatore col cadavere, dove le teniamo le birre di Eric? È un casino poi. Mi rendo conto che ci si debba sbarazzare del... Dai, nel vuoto non si sente lo spazio. Vediamolo fuori. Va bene. Si vede che non beve birra nel congelatore. Va bene. Ah sì, esatto. Ok, esco con l'Ulisse insieme a Ron. Ok. Ci allontaniamo un po'. Esatto. Ma quanto? Un paio di giorni? Un po'. Un paio di giorni? Non dov'è lo che, so. Dov'è che siamo fuori vista per sparare un tappeto? Esatto. Verso il sole. Cioè, ma giusto, è vero. Ci orientiamo verso il sole, così lo spariamo per dire, inerzia. Esco da Milano per portare un cadavere. Troverai un posto lungo l'autostrada dove l'ho abbandonato. Diciamo che ti il devi cassonetto. Allontanare. Ti devi allontanare almeno di una distanza astronomica dal pianeta per essere sicuro al tuo livello. Che non ci sia nessuno che mi potesse spiare. Allora, se c'è una navetta in stealth che ci guarda, pace. A me basta che nessuno sia lì mentre facciamo. Poi è a 2 milioni di chilometri e vede con il radar che abbiamo fatto. Beh, ma al massimo era un tappeto. Esatto. Con un braccio che venzola fuori. Oh, di nuovo i rivocatori di Aladdin. I cosplayer. Pensavo si fossero destini tutti uscendo nello spazio. E invece, ora vieni con... Esatto. Allora ti puoi allontanare di un paio d'ore. Che sembra una cosa più ragionevole. È ragionevole. Potete fare un paio di tiri di... Dimmelo. Di scan, quindi di data di gin. Io non posso, però posso guardare fuori dal... Io non ho l'abilità però posso guardare fuori dal boccaporto per vedere se vedo una nave. Io guardo fuori dal vetro e dico bello lo spazio. Che fantastico. Dall'altra parte della nave si vede la flotta dell'alleanza della polizia che era di vetro. Controlla che non ci sia nessuno e andiamo alla cieca, tutto a posto. Controlla che non ci sia nessuno e tira fuori lo blood del sonno. Il computer ignora. Capomacchina, inserire il tappeto nel boccaporto siluri. Fermi un attimo. Chi non è? Avete il reparto siluri nella nave? Quindi? Metto la exo tuta. Ah, lo scarichi fuori tipo l'ettezzo. Lo accompagno fuori. Canticchiando. Capomacchina, prego, lo accompagni fuori, mi dica quando devo aprire. Il capeggio della spazzatura. Era un po' un uomo spazzatura. Mi metto tutta la tuta e... Ok. Prendo il tappeto sotto braccio. Apro e lo faccio uscire. Appena è abbastanza aperto, lo lancio e prima o poi sbatterà contro qualcosa. E accendono le sirene. Esatto. La guardia di finanza. Ma quel tappeto l'ha dichiarato. Guarda, tiro un D6 giusto per vedere lo sculo. La guardia costiera. Esatto. Aspetta, cos'è male? D6, come sempre. 2. Un lancio bellissimo e tu mi vedi bere una cosa verde. Che è probabilmente un suo vestito. Esatto, arrotolato. È il liquido della con l'acqua che hai usato tu. No, è il mio. È il, come si dice, il profumatore per ambienti. Esatto. Il profumatore per ambienti che c'aveva dentro il cosino. Che stava facendo ogni 30 secondi. Esatto. E c'era un che dai, quello lì l'ha sentito.
È quasi romantico vedere questo tappeto che se ne va. Mi dispiace un po' per quel poveraccio. Era simpatico in fondo. Rimetto a manetta verso la caduccia. Mi tolgo la tuta. Pulisco ancora un po'. Si sente ancora un po' l'odore. Io intanto ho provato a cercare la sequenza piramidosa nel coso, nel, come si chiama? Nel, okay. Nel versetto. No, nel versetto, nella libreria di bordo. Okay. Si chiama così, vero? Sì. Ma io non so come si fa. È un tiro di culture, hai più 3 per il libreria. Allora, davvero? Eh sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne servono. Ma quanto tempo 8. Passa prima che loro tornano? 4 ore. Ah, 4 ore. 4, vabbè, 5, io sono già tornato allora. Allora ci provo anch'io a fare questa cosa. Ora vieni. Ti puoi far aiutare? Esatto. Io torno, nessuno se ne accorge perché sono impegnati nella biblioteca, vado nella cappella e trovo le nuove armi e nessuno sa che sono tornato. Con 12 dati ho fatto 2 successi, vabbè, però basta. Sono comunque 2 successi. Basta. 1 e 2. Cosa trovo? Ti servono una 40 di minuti di ricerca, ma alla fine riesci a capire che è una semplice filastrocca dove devi leggere i numeri così come sono. Ah, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 1, 1, 1, 1, 1, 1, capisci? Ho capito. Capisci? Hai disegnato un pix. Vai. Hai detto sul serio? Certo, sul serio. C'ho anche lo screen di quando non l'hai detto sul serio, l'hai cancellato. Che non c'era, hai detto lo faccio con Photoshop. E la sequenza quindi continua con 3-1-2-2-1-1. Bravo. E poi 1-3-1-1-2-2-2-1. Esatto. Ora che siete tornati, per i profani si chiama questa sequenza. No, è una filastrocca numerica 1-1. Sì, ma è una sequenza di Conway. Sequenza di Conway. John Conway. Che sembra il nome tipo di qualcuno tipo Terminator. E stavo pensando di Terminator. Una... Ma tra l'altro è una roba che si chiama roba cosmica. Che sì. Pensavo l'avessi scelta apposta. Sì, sì, ma c'è una pagina di Wikipedia che in confronto quella di Napoleone è scarsa. No, non è scelta a caso. In tutto questo, niente, però non riesco a capire come collegare i numeri al versetto, quindi aspetto voi. Comunque io sono 2 ore che mi sto allenando nella cappella, se quando lo torno, se sono messo 4 ore. Sì. Prova a dirla al pappagallo. Sai che ci ho pensato a fare sta roba? Ah, innanzitutto la porto a 0, in realtà. 0? Tu non sai che sono tornato. Non sappiamo che cosa. Ah, no, è vero, è giusto. Quindi lo dici a me? No, vado a dirlo al pappagallo. Io rimango a guardare pappagallo. Arrivo davanti al pappagallo. E innanzitutto gli faccio 3-1-2-2-1-1 1-3-1-1-2-2-2-1. Ah! Non funziona. Meglio vivere un giorno solo vedendo con i propri occhi la sublime legge della realtà piuttosto che 100 anni senza mai vedere l'oscurità. Oscurità! Avanza, avanza! Perché stai raccontando a un pappagallo una filastrocca? Perché loro ripetono, ripetono quello che sentono spesso. Magari c'era qualcosa. Ciao! Perché hai degli artigli addosso? Ah, è Batman! Me li avevo tolti. Tolgo e metto via la spada. Conosci questo passo di Yatris? 12-10. Quello che stavi ripetendo al pappagallo. Sì, ah, giusto, proviamo. Siate orgogliosi di essere dei semplici peccatori in un mondo di santi fasulli, dove i diavoli si sono travestiti da angeli. Ah! Angeli! L'oscurità che avanza. L'oscurità che avanza! Secondo me Samad è un imbecille. Samad è un imbecille. Lo dice al pappagallo? Sì. Fischietta. Qualcosa l'avrà sentito, no? Magari l'ha sentito tante volte. Il che vuol dire che... Sì, ma non ci aiuterà in alcun modo. No, probabilmente no. Pare sia venuto fuori sta roba qua, questi numeri. Sono probabilmente collegati a questo versetto. Non riesco a capire come. Dov'è Ron? Sta... Smaltendo. Che è uno dei più svegli qui su questa nave. Sta smaltendo un tappeto. Il più sveglio, per favore. Sta smaltendo un tappeto. Sì. Controllo sotto nel sgabuzzino. Vuoto. È vuoto. Faccio Eric. Mi sei perso molte cose. L'ha mangiato? No. Me l'ho bevuto al massimo.
Vampiro. Ora scopato proprio alla peggio. Esatto. Non si è capito bene, ma Eric ha cercato di non far scappare il poveraccio. Di non far scappare? Sì, forse. Forse non si è capito bene. Beh, potrebbe essere colpa mia, magari non l'ho legato bene. La prossima volta gli spezzerò i polsi. Ah, giusto, dovremmo ancora arrivare. Almeno un'altra retta, penso. Cioè, io ricerco sul computer se per impedire a uno di ragazzi è meglio spezzargli i polsi per impedirgli di liberarsi o spezzargli le ginocchia per impedire che scappi. Facciamo come la trasfusione di sangue. Tagliargli no, dico, io provo a cercarlo, poi non trovo niente, però cerco sul computer. Grazie. Però trovi un articolo dei 5 migliori modi per tagliare i legamenti a una persona per impedirgli di scappare. Okay. Di BuzzFeed. E beh, probabilmente Wikiao. Che crudeltà per tagliare i legamenti. Di certo non scappo. E tra l'altro io sto guardando, quando loro tornano io sto guardando le foto di cose, sto con l'artiglio facendo quindi qui qui e sto facendo, prendendo le misure. Vabbè, dopo un po' arriviamo. Tutto a posto? Tutto a posto. No, lì mi sa che se lo taglia la testa. Mi hai chiesto di cercare, ho cercato. Ho trovato qualcosa, solo sulla parte dei numeri, non riesco a capire in che modo possa essere collegata al versetto. Hai provato a contare le lettere? Sì, viene fuori una roba senza senso. Hai provato a fare un anagramma con le lettere? No. Hai trascritto le lettere da qualche parte? Sì, ma le ho cancellate perché mi sembravano senza senso. Aspetta, adesso riproviamo. Allora, beh, peraltro contare le lettere le ho contate dall'inizio della frase, oppure ho contato la prima e ma poi come la... le conti? È un 13, un 11, un 22, un 21? No, io avevo fatto la terza lettera della prima parola, la prima lettera della seconda parola, e poi invece avevo provato. Ma sono quasi sempre le stesse, i numeri sono 3. Cosa stai dicendo, Zero? Che la seconda lettera della seconda parola, andando sotto, è sempre seconda lettera della seconda parola, quindi bastano... Sono due versetti, sono due righe, ah, sì, e sì, abbiamo due righe di numeri. Esatto, questo è questo. Io penso che questo sia collegato a questo. E questo sia collegato a questo. Però, cioè, non so se devo contare la G, poi spazio, I, e poi due spazi, uno, due, e incuriosito il nuovo perché I. Io non sono molto sveglio. Cioè, dove sono gli apostrofi? No, è una bella domanda. Ma in realtà non penso che sia questa la chiave per... la chiave di lettura, ma non so, qualcuno che è abituato a mandare segnali, cioè nel senso noi siamo trafficanti di informazione, esatto, tecniche di crittografia, segnali in codice, nessuno, le compriamo e le vendiamo, no, non beh, le dai, usiamo dai, però comprando e vendendole magari qualcosa, esatto, io non compro e non vendo niente, mi assicuro solo che loro non facciano cazzate. Ma scusa, con Culture non posso magari avere qualcosa, non so se è un'abilità correlata, io vai per crittografia, cultura, sì. O scienza o cultura? Ho solo cultura. Nessuno di noi ha data gene. Lei ha data gene. Ne saprà un pochino. Data gene è informatica. Quindi è più vicino alla crittografia. La prima potrebbe essere un dire. Meglio vivere, vivere, meglio, meglio. Abbiamo detto lettere, no? Ok. è tipo Yoda con Victus. Un meglio vivere, vivere, meglio, meglio. Ah! Morto. Un 2. Io sento questa performance di Zero. Sì, 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 chiaramente. Ok, Zero, io se fossi in te comincerei a bere. Almeno hai una scusa per dirle. Io ho fatto zero. Vuoi un goccio? Se riesci a leggere tutto questo senza incespicare, sì. Quale? Ti faccio vedere il versetto. Ok, a posto. E gli sposto il bicchiere dell'alcol indietro. Manco riesci a leggere. Magari posso cercare nella biblioteca tecnica. Ah, giusto, Al. Sì, signore. Allora, abbiamo un codice numerico e due stringhe di testo. Potrebbero essere correlate, ma non riusciamo a capire come. Non potresti farle girare nel tuo software di crittografia e vedere se ne esce qualcosa? Elaboro. Digito. Tu, il buon Claudio, io, che vi praticamente hai fatto tutti i possibili anagrammi del codice, se vuoi li puoi dire tutti da quelli che vi riferisci al. Uno sono le prime lettere, semplicemente, certo. Le prime lettere, il primo numero della prima parola, il secondo numero, come avevo fatto io, seconda parola, che viene fuori Gvnivsv,
Come è scritto? GV, sì. NI, sì. SV, sì. SG, DE, EE, NU. Ok. Gunisu è la prima parola. Gunisu. E Gunisu sono i Gunisu giapponesi. Gunisu. Gunisu. Questa, ok. Esdenu è la seconda. Se però. Dai, Esdenu è un nome sardo. Esatto. Se però. Se però fai la somma di tutti i numeri della prima e la somma di tutti i numeri della seconda, il numero di che viene fuori è irraggiungibile. È irraggiungibile. No, però corrisponde ai numeri del versetto, che però sono invertiti, perché abbiamo 12-10, invece sarebbe 10-12. Quindi se usiamo i numeri del versetto, vediamo per che sapere è il 10-12. Non se esiste qualcosa. È questo. Ma questo è il 12-10. Attenzione. Ah, 10-12. No. Ok, già che mi hai fatto questa cosa vuol dire che non c'entra una mazza. Esatto. Perché siete andati dei livelli. Però comunque invertendo fantastici. Le righe per avere quindi il primo viene, numero che corrisponde, okay, al primo versetto, MV, UG, MVUG, OE, OP, MVUG, OE, OP, AO. Me coglioni. No, o è non o e, cioè non è e o p, è o e o p. Ah, o p. Eh sì. O p. A o i s d s. I s d s. Io mentre loro decifrate do Ilona. Io avevo capito. Se il pappagallo cioè, era venuto glo invece che no. Gun. No. Perché no, avevo fatto no. No. La te, cioè avevo allora avevo messo, cioè 1 2 3, quindi G. Uno e posso provare a comunicare col pappagallo poi? Ma quello che è che boh, tu stia una grande aspetta, la seconda comunque mi confermi che della prima cosa che hai fatto la seconda è Sdenu. Sì. Ok. Sdenu. Siccome Al deve poi indicarvi lettera per lettera perché si vede non ho capito un cazzo. Chiaro. Vi fa lo spelling. Sì, quindi vi dice G V quella io ho contato una lettera, una parola, e di quella parola la prima, seconda, certo, terza sì, lettera. Sì, 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 capito. Non la prima, la seconda, la terza lettera, perché okay, veniva fuori un'altra roba ancora. Ok. Sì, sono mai sgamato il codice subito. Allora, può essere la seconda scusa parola, questa qui può essere. No. Sede unge. Ned segue. Deus gene. Ed è Gesù. Ma non è neanche detto che Gesù siano due parole separate. O di Geno. Allora li metto tutti. Di Geno. No, ma se volete io vi do la soluzione. No. Vai. Sì, per in gioco la soluzione è già entrata in moto. Beh, dai, Al stava elaborando. Ah, okay. Per dirvi i risultati fa lo spelling. Certo, esatto. Ok? Sì, sì. Mm-hmm. Quando fa lo spelling del primo codice, il pappagallo, che nessuno di voi aveva verificato che animale fosse, in realtà è un pappagallo cibernetico. Non si mangia. Esatto. No, se mi tiravo il collo me ne accorgevo, vedi? Sì. Sì, ma lo rompevi. Sì, ma lo rompevi ed era peggio. Lo riparava lei, la nostra tecnica. Sono io il tecnico. E senti la voce di Ifran. Ah. Il pappagallo a sto punto parla con la voce di Ifran. E che dice sto pappagallo? Non so chi tu sia, ma a quanto pare hai capito come decriptare l'ultimo messaggio che ho potuto lasciarti. L'unica missione che devi compiere è recuperare questa persona. Kaven Gorbani è un tecnico nel sistema di Amura. C'è una base segreta, una base dei costruttori di portali, è stata scoperta da qualche mese e tenuta sotto segreto da parte del consorzio. È una base mai scoperta prima, ricchissima di fonti ignote, di cultura, di tecnologia che mai avevamo visto. Dovevamo capirne alcune e commerciarne alcune, ma qualcosa è andato storto. E io ho bisogno di recuperare il mio tecnico. Da quando sul sistema vicino di Tawan
dice che è stato inviato quel codice, quella richiesta di soccorso, in realtà non veniva dal sistema di Tavan. Era una trappola, perché qualcuno aveva creato una seconda base fittizia per destare i sospetti di questa ricerca sul sistema solare accanto, collegato al portale, ma è a Mura la vera base. Se lo recupererai e porterai a Rozbe Seddighi questa persona, Cave, penso che vi pagheranno con tanti bir che potrete andare in pensione. Vorrei dire una cosa che potrebbe essere impopolare, ma mi sento in dovere di dirla. Aspetta. Ah, se continua. Tu dici qualcosa? Il tempo pugno di Covetti. È proprio da Ifran. Voce padrone Sabat riconosciuta. Oh, caro Sabat, sono felice che hai in possesso questo mia piccola creazione. Ti lascio il pappagallo. Ora obbedirai ai tuoi comandi. Il codice che c'era all'interno è stato cancellato. Puoi registrare e inserire messaggi all'interno. Mi raccomando, usa un codice che conosci solo te. Dentro c'è una piccola carica di antimateria. Se qualcuno sbaglia a inserire il codice, il pappagallo esplode. Oh, quello che volevo dire è che ci siamo già messi nei guai. Siamo più o meno tutti persone. Pappagallo vola. Pappagallo antimateria. Ma evitare di mischiarci in tutto questo mi sembra un po' eccessivo. Beh, però queste informazioni, queste sembrano molto interessanti. Certo, sono praticamente soldi gratis, ma l'unico formaggio gratis è quello in una trappola, per topi. Topi spaziali, ovviamente. Squid. Ma... Non è letteralmente gratis, perché dovremmo recuperare il tecnico e portarlo da qualche parte, stavo ma... Stavo pensando quello. C'è un altro formaggio gratis, quello che rubi. Beh, e poi c'è anche da capire che stava cercando informazioni, che dall'indirizzo IP che abbiamo recuperato sembra essere intorno al 20° al 30° livello. Io vado a cercare informazioni. Ah, chissà mai se il draconita che stava seguendo Ifran fosse proprio il draconita che abita... Draconiti? Sì. Ah, giusto, non c'eri. Ho interrogato il tappeto prima che facessi pulizia. Esatto. Si è suicidato. Quindi hai interrogato il tappeto che era legato nel... No, non era legato, però ho avuto modo di conversarci. Era legato. Era legato. Quando ci ho conversato non era legato, ma sai, sono un tizio molto charliero. Quindi tu ci hai parlato e non era legato e poi è stato ucciso? Sì, perché mentre io stavo facendo psicologia inversa con lui, convincendolo di starlo portando verso il portellone, lo stavo in realtà portando verso Eric, con l'intenzione di fare in modo che Eric si sbarazzasse della minaccia. Non potevamo farlo parlare in una maniera più tranquilla e controllata? Non è colpa mia se non era legato mentre gli stavo parlando. Quindi si è liberato? Certo che si è liberato. Ho cercato di tirare il meglio, fuori il meglio della situazione. Faccio salva dei dati con i tagliare i tendini e me li faccio mandare su il vicino. Uno screenshot del telefono. No, faccio una stampa per metterla con la cappella e allenarmi. Allenarmi con cosa? Col manichino. Ma non hai legamenti il manichino. No, e come no? Con lo spago gli. No, esatto, giusto, grande. Eh? Oddio. Comunque. Comunque se Ron vuole, se Ron pensa che questa sia la cosa migliore, essendo tu comunque di solito quello più accorto, allora ne potrebbe valer la pena. Allora, ormai siamo troppo dentro a questa cosa per uscirne puliti. Potremmo sparire per un po'. No. Non credo che chi ha voluto mandare un sicario a uccidere Ifran si arrenderà così facilmente. No. Ifran è ancora vivo, il pappagallo l'abbiamo noi. Ma cosa gli impedisce di andare direttamente da Ifran all'ospedale? È quello che stavo per dire, infatti io devo andare da Ifran, perché Ifran parlerà e comunque se lo trovano e lo torturano per estorcere di informazioni o se mandano un secondo sicario, cazzo. Ma se invece, aspetta. Se mandano, fermi,
Fermi. Se mandano un secondo sicario, dobbiamo essere veloci, dobbiamo farlo subito. Uno, perché un secondo sicario potrebbe cercare di ucciderlo. Vero che lì... E se mettessimo l'informazione dei draconiti? Non sappiamo cosa ci vogliono fare. Non sappiamo che genere di informazione è. Quando mai ci è interessato. Esatto, questo è vero. C'è di mezzo Ifran, vorrei evitare che lui ci lasciasse la pelle. Detto questo... È più facile che ci lasci la pelle se noi teniamo l'informazione per noi e cerchiamo di nascondere ai draconiti, o se la vendiamo ai draconiti? Io direi di capire che informazione è, perché quando sappiamo cosa stiamo vendendo, sappiamo a chi è più proficuo. Beh, a quanto pare tecnologia, si hanno scoperto un luogo ancora non toccato da mani esterne, potrebbe esserci qualsiasi cosa. Vero, quello che sto dicendo. E qualsiasi cosa di solito ha un valore è una miniera eccessivo. D'oro. Esatto. Mi sembra forse un po' un passo più lungo della gamba. A chi vendi il vino più pregiato? A chi ha la possibilità di ucciderti? Ho pensato la stessa cosa. No, lui va bene il tavernello. Esatto. Il tavernello è già di classe. Lo vendi a un appassionato di vini molto facoltoso. Ma ora, tutto questo, siamo durante una delle festività maggiori. Volete un talismano? A chi vendi un talismano? In realtà se noi vendessimo le informazioni, metteremmo automaticamente al sicuro anche Ifran. Penso che Ifran non durerà così tanto tempo. Non so chi manderanno lì. Allora lì. Ma non avrebbero più nessuno da mandare se noi gli abbiamo venduto le informazioni. Aspettate, le informazioni sicuramente le dobbiamo trovare, perché sappiamo che valgono. Poi a chi venderle lo possiamo decidere. Ma anche l'informazione di dov'è e di cos'è questa cosa vale. Facciamo così. Mi piacerebbe mettermi in contatto con questo draconita. Dobbiamo capire chi è. Quindi voglio fare qualche ricerca sul sistema di Amura per capire se per caso questa draconita si trova lì. Okay. Detto questo, altrimenti non sappiamo a chi venderle queste stramaledette informazioni. Detto questo, Ron, sto parlando della tua paranoia. L'ultimo tappeto è stato mandato a uccidere Ifran e a raccogliere informazioni nel suo appartamento. Ifran adesso è in un posto abbastanza ben custodito, perché le persone che abbiamo pagato arrivano con i rinforzi. In compenso il suo appartamento è vuoto, e per quanto magari la polizia ci abbia messo un bel nastro colorato, tutte le informazioni riferite alle comunicazioni mandate verso la Calypso sono ancora lì. Quindi io farei un salto all'appartamento e farei un salto da Ifran. Perché dovrebbero essere lì? Perché nessuno le ha spostate da lì, no? A meno che non fossero nel pappagallo. È possibile. Cioè, aspetta, secondo te una persona che lascia un codice che sia molto complicato, quasi impossibile per me da decifrare, per lasciarti poi il pappagallo in modo che le informazioni le possa avere solo tu, ha altre informazioni del genere in casa? No, non informazioni del genere, però il tappeto mi ha detto che l'informazione che aveva trovato nell'appartamento di Ifran era niente di che, perché probabilmente le informazioni erano nel pappagallo, quindi le informazioni di valore erano nel pappagallo, ma ha raccolto l'informazione che Ifran aveva mandato un assolutamente innocuo messaggio alla Calypso. Beh, l'avranno preso il comunicatore e la polizia? Non lo so. Quello che vorrei sapere è che con sicurezza i comunicatori sono Massimo pianeta pianeta. Voi avete ricevuto un messaggio sistema sistema. Per ricevere un messaggio sono i comunicatori quelli di livello alto, che sono Massimo pianeta pianeta. Ah, quelli più alti. Quindi nel sistema, per fare un messaggio sistema sistema devi pagare la sonda. Ah, okay. Che passa nel portale, quindi e l'informazione a casa sua uscita. Sì. L'informazione del ho mandato un messaggio alla Calypso è per forza uscita. Beh, basterà cambiare il nome della nave. Ancora Caligola. La Circe Caligola. No, sai che dobbiamo lasciare Al, sì, se non... Sapete che questa cosa costa. Cioè, non è che gliela dipingi addosso. Penelope. Zero ha un sacco di soldi, no? Non più. Beh, Ilona ha un sacco di soldi, no? Beh, questo è vero. Li sto mettendo da parte, è un mio progetto. Per casi come questo. Per un talismanone. 10.000 birre. 10.000 Bam. Un'astronave a forma di talisman. La Talisman. È il prossimo nome della nave. Allora, chiamiamola Talisman. Bello. Quell'altro. Quindi ci vuoi la Talisman con l'H però. No, ah no, perché si chiama Al. Ci vorrà molto tempo. Beh, peccato. Sono una nave, sono un talismano.
Però nel frattempo potremmo cambiare il nome e evitare questi problemi. No. Possiamo cambiare il nome, ma non credo che cambia anche il numero. Identificativo, esatto. Lo dovete cambiare. Ho capito, alla polizia resta la traccia che hai cambiato il numero. Se lo facciamo nella officina di GTA, no. Dobbiamo scendere dove probabilmente ci sono anche altre informazioni. Suppongo che ci sono un sacco di pirati che prendono la nave, la portano in Slovenia, esatto, in un sistema X vicino a un asteroide. I pirati erano di fare proprio in Slovenia, no? Però dico per rivenderla. Penso che sia un posto dove cambiare gli identificativi della nave con identificativi falsi e quindi farla sparire. Ma figurati se abbiamo i documenti falsi noi. Ma basta buttarlo il radiofaro, che te ne frega? No, ma ne possiamo prendere un altro non marcato, uno nuovo? No, a me me ne frega. Senza lasciare traccia in maniera losca? Sì, no, ne potete prendere un altro. Ah, ok. Cioè, nel senso, basta riciclare uno vecchio. Non vedo la grossa... Quindi diventare talisman ci vuole poco. Un po' di impegno ce lo devi mettere, devi andare a trovare una magari non lo spazio porto grattando il nome. Io ero già fuori coi guanti, sono lì che Talisman. Allora cambiamo, devi andare a prendere, cambiare radio far, trovarne un altro che non è più in servizio e lo prendi e lo usi tu. E questo lo troviamo di sotto, immagino. Lo troveremo ai piani più bassi, tiro fortuna. Ah no, il cellar. No, lo puoi trovare anche al market. Non pensavo così in basso, però non pensavo nemmeno fossero al mercato in piazza. Al mercato. Allora, se lo compri per una cosa legale, dici mi si è rotto il radiofaro, devo sostituirlo. Tu fai comunicazione che cambia. Ma quindi la nave per cosa è identificata? La nave per cosa è identificata a parte il nome? È un codice seriale. È il codice seriale. 30 cifre. Ma è nella programmazione della nave o è stampato da qualche parte sulla nave? È stampato in quel circuito della nave. Esatto. È un segnale che te spari fuori. Ecco. Quindi se io cambio il radiofaro, lo metto, basta. La nave non è più. Quella è intracciabile. No, ma aspetta, no, è tracciabilissima perché hai comunicato alle autorità competenti che hai cambiato. Cioè, è come andare da un operatore telefonico e prendere una nuova SIM. Ma quello che vogliamo noi è un burner che poi butti via. Quindi, un altro discorso, puoi dare identità false. Non pensavo di trovarlo in piazza. Cioè, al mercato, in realtà noi vogliamo cambiare numero, se è così semplice. Non è difficilissimo. Vai con documenti falsi, porti il tuo radiofaro dicendo se è tracciabile. È tracciabile. E come? Vi possono rintracciare. Se però volete fare una fuga di un giorno per uscire da Coriolis, ma lo registri in una nave nuova. La Talisman c'ha quel radiofaro, la Calypso non è in alcun modo collegata alla Talisman. Se poi mi dici che vuoi un radiofaro tipo pistola con i numeri di, con la canna rigata come fanno, a me va bene anche, a me ci va bene anche uno ufficiale, però una volta che siamo la Talisman con quel radiofaro non c'è assolutamente nulla che ci lega alla Calypso col vecchio radiofaro. No, qualcosa c'è i documenti che devono comunque essere processati tutto. Quindi devi dare i documenti. Quindi devi fare la roba losca se non vogliamo essere... No, è per dirvi, se volete qualche giorno di vantaggio potete andare a prenderlo. No, noi vogliamo la roba losca. Losco, devi andarla a prendere giù. Al cellar. Però in realtà di avere i numeri grattati vorremmo che appartiene a un vecchietto di un'altra città. La nave presta nome. Sì, quello sì. È di mio nonno. Esatto. Il nonno del rigattiere. Se voi siete d'accordo, io chiamerei. Concordo sul fatto che andare da Ifran, dato che le informazioni comunque le abbiamo, siamo a rischio eccessivo. Darei fondo ai miei fondi personali per chiamare i soccorsi, cioè la compagnia privata che abbiamo chiamato, e chiedere un trattamento speciale per lui, magari una messa in sicurezza, anche assicurarmi di come sta, banalmente. Io avrei una domanda sul pappagallo. Sì. Tu hai solo detto a voce alta quel codice e lui ti ha risposto con il messaggio? Sì, l'ha detto la Calypso. Sì. L'ha detto la Calypso il codice. Quindi com'è possibile sbagliare il codice e far esplodere il pappagallo? Quello che stiamo parlando già è un codice sbagliato. Non lo so. Stiamo dicendo adesso. Non ne ho idea. Ma infatti mi libererei di quel pappagallo il prima possibile. No, ma state scherzando. Mandiamo ai draconiti e gli diciamo il codice è ABCDE. Esatto. Okay. Spegniamolo nel frattempo. Se te la faccio esplodere vicino al reattore, sì. In un posto più o meno controllato della nave? No. Io prendo il pappagallo? No. Sì. No. Lo porto in un posto un po' più controllato della nave e provo a ripetergli il codice vecchio.
Ma è stato resettato? Niente. Non succede niente? Cioè, è stato resettato. Deve ridargli lui un codice per volevo proteggi. Vedere se ripeteva le informazioni, allora gli tiravo il collo. Allora, no. Nel senso, il codice è di disinnesco. Perché il codice che ha dato Al, mentre lo diceva, era un codice che serviva per sbloccare il messaggio segreto registrato all'interno del pappagallo. Poi ha detto lui, poi gli ha detto, guarda, ho riconosciuto la tua voce. Ti dico anche che questo pappagallo era programmato per esplodere se provavano a forzarlo, a decrittarlo, se capivano che era un pappagallo ora, finto. Quindi non ci serve a niente, possiamo tirare il collo. Non ci pensare neanche. Non ci pensare neanche. Non gli tiriamo il collo, lo spegniamo, lo mettiamo da qualche parte al sicuro. Ci può essere utile sia a dare messaggi in codice, sia a farlo esplodere. Esatto. Perché una bomba all'antimateria, anche se grossa così, non mi sembra una cosa a cui tirare il collo. Quindi mettiamolo da qualche perché parte. Potrebbe esplodere. Ma anche perché potremmo usarla. Quindi mettiamolo. Tiriamo il collo, la lanciamo e esplode. Non è che tutte le bombe funzionano così. Non è come granata. Togli il pin e la lanci. È pappagallo granata. E poi comunque. Se gli apri le ali fa anche Dario Play. E poi pappagallo a frammentazione. E poi comunque è di mia proprietà. No? Mi è stato donato da un mio amico. Anche i vestiti erano di tua proprietà. Come erano? Ecco dove, dove li hai messi? Te l'ho già detto prima, forse tu non mi hai sentito. Sono nelle tue cabine di lusso. Ma tu non hai delle cabine di lusso? Voi mi dovete 2000 no, lire no, in no, 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 no. Perché? Non mi sembra il caso, io? Samad, di parlare in questo modo. Non solo... I tuoi vestiti ci sono ancora, a quanto pare ti hanno anche preso delle cabine di lusso, non le ho viste però per la nave. A parte che questo puntare il dito è disonorevole. No, è assolutamente onorevole, io sto facendo di tutto perché nessuno venga ucciso e malmenato e voi fate di tutto perché qualcuno di dire, vi credo suppongo... che ci siano i tuoi vestiti. Esatto, suppongo che sia così. 2000 bir di vestiti. Le migliori siete stoffe. Per vedere se stai parlando con qualcuno. Eric. Il cadavere è piccato. Ma questo è lo stipendio del fatto che lui piloti la nave, no? Credimi. No! Credimi. Non avresti voluto vedere come erano ridotti quei vestiti. Ma non, io declino ogni responsabilità. Io sono stato nella tua cabina, ho fatto la pipì in faccia a uno e poi sono andato in bagno. Fine. Nella tua cabina. Ma non c'è un bagno nella Calypso? No, c'è un bagno nella Ulisse. Come no? Certo che sì. E io mi sono servito del bagno. Non c'è un bagno. Voi sapete, sono una persona lucida. Avrò fatto una decina di missioni in quella nave. Non c'è un bagno. Zero. C'è un bagno se ce lo vuoi vedere. È stata un'esperienza terribile. Il bagno c'è. Il bagno c'è. Il bagno c'è. Io sono andato in bagno, se poi queste persone non reggono l'alcol è un altro discorso. Io non bevo. Penso che ti abbia cagato nel magazzino, nella cabina armadio. Bene, allora, io farò questa telefonata. Ti ho anche risparmiato. Tu non entrerai mai più. E adesso non possiamo neanche chiamarla. Io sono, dopo aver scoperto che l'hanno buttato i vestiti, dopo lui ha cagato nella cabina armadio, io sono sempre più convinto che Ron si fa il culo a fare le cose senza ringraziamenti. Benissimo. Trovate, trovate un nome per lo shuttle. Se cambiamo in talisman, Ulisse ha un senso. Giusto. E telefono al servizio di pronto soccorso. Sì. Tiriamo un dado. Vediamo se il culo. Sono a vuoto. Non risponde nessuno. Grazie per aver chiamato l'ospedale M1. Clic in una segreteria telefonica. Clic. Torno indietro. Ragazzi? Ragazzi? Sono bianco in faccia. Scusate, il nome per lo shuttle può essere Coleos, Insignia. Insignia che è il cacciatore. No, perché sono le Renault. Perché la talisman è una Renault. Coleos è simile a Clotos. Beh, però Insignia è simile a Insignia. O Insignia. Capture o Spass. Passat. Megan. Kadjar. Shenik. Kajar è Kajar. Quindi sono la talisman e il Kajar. Quindi due radiofari dovete prendere. Dobbiamo andare perché anche lo shuttle c'ha radiofaro? Nave. Come si chiama? Con la K e la J. Cercherò di essere il più chiaro possibile. Dobbiamo sperare che l'abbiano ammazzato prima di interrogarlo. Perché lì non risponde nessuno.
E se c'è, cioè, Eric, e se dei esatto. Dove sta fisciando adesso? E se un'agenzia di sicurezza con personale addestrato si è fatto ammazzare, perché non ci metteranno molto ad essere così paranoico, ma che non rispondono, ma quando esatto. Mai i posti di quel genere rispondono subito? Quando li paghi 2000 birr per ogni cosa, rispondono. Hai chiamato il numero d'emergenza? Ho chiamato, sì, ho chiamato lo stesso numero che c'era sul comunicatore prima. Ah, ok, allora sì. Se questo è il caso, faremo a meno dei trasmettitori pirata. E faremo anche a meno a questo punto della gloria, della cultura e dei soldi gratis. Sì, per ora direi che è il caso di levarci da... Serve un'azione drastica. Posso andare a vedere? No, Eric, no. Posso andare a vedere... Cosa? Come il cannone? Sì, no, è il momento di usarlo. No, potrebbero già essere in questa direzione. Io non ci separerei. O ce ne andiamo o ci spostiamo tutti insieme. Se ci separiamo, veniamo presi uno per uno finché non ne rimane solo è difficile che mi trovino. Sì, era anche difficile che riuscissero a entrare in un... posto così ben guardato e curato. Io voto per levare le tende. Tu non sei bravo con il computer. Ma sì, beh. Non puoi provare a vedere qualche telecamera dell'ospedale se riesci? Una cosa che è fattibile. No, sarebbe un misto tra infiltration e... Oddio, ci sono molti modi di sparire. Potremmo cercare di prendere il contropiede. Se non c'è nessuno lì al momento... Perché sono morti tutti, non c'è neanche qualcuno che può, sì, che può andare bloccare. Contro il tuo tentativo. Allora io però quantomeno non rimarrei. Sì, non è una cosa facilissima, ma è piuttosto fattibile. Mi sposterei nei livelli inferiori e se ci vengono a cercare potrebbero non trovarci. Cioè ci sono molti modi di sparare. Coriolis è grande. Se non vogliamo allontanarci da qui perché dobbiamo investigare qua, non starei quantomeno a Neoptra. Ma cosa dobbiamo investigare qua? Tutte le tracce ci portano fuori da Coriolis in questo momento. Sì, stare qua... Significa solo aspettare che vengano a cercarci. L'unico tassello che manca a questo disegno, che non penso sia rilevante, ma potrebbe esserlo, è la persona a cui è stato, che ha commissionato l'attività di spionaggio. Esatto, sì. Quello potrebbe sapere qualcosa di importante. Potrebbe sapere qualcosa di importante, ma è un rischio. Sì, è vero. Io faccio quello che... cioè. Mi piego al volere del gruppo perché sono due strade che hanno molte incognite, entrambe rischiose per motivi diversi. Beh, quante sono le possibilità che chi spiava è la stessa persona che ci sta cercando ora? Sono basse secondo me, perché per quale motivo far spiare in maniera molto discreta, certo, le attività di una persona quando ne commissioni l'omicidio? Pensateci bene. Sì, è vero. Quella persona stava aspettando che un tizio morto arrivasse al bar. È difficile che siano la stessa persona. È vero. Non solo. Mm-hmm. C'è anche un'altra questione. In questo momento noi siamo gli unici che sanno cosa stiamo cercando. O meglio, dov'è quello che stiamo cercando. Questo è vero. Esatto. Se partiamo adesso abbiamo un vantaggio. Se aspettiamo potremmo non avere più questo vantaggio. Però il fatto che Ifra muoia... è un vantaggio indiretto o è un vantaggio diretto? Non lo sai. In teoria me lo dovresti dire. Ah, beh, se usi un potere è un altro discorso. Sì, no, per vedere se posso usare il talento del Faceless One. No, se puoi usare, in che senso, scusa? Posso fare modifiche minori o indirettamente benefiche. Quindi tu mi vorresti dire il fatto che Ifran sia morto e non abbia dato le informazioni o magari le ha già date prima, ma il fatto che muoia adesso, sì, è indirettamente di beneficio per noi o è un grosso beneficio? Perché se è indirettamente un beneficio per noi vorrei fare in modo che muoia. Allora, un beneficio per voi no, perché se lui dice le informazioni che ha si riferisce al messaggio che è registrato nel pappagallo. Un vantaggio, ma lui non sa. A parte averlo chiamato, quindi, lui non sa chi... Posso usare il plot point per aver messo qualcosa addosso a Ifran e adesso lo faccio saltare per assicurarmi che muoia? Discrezione del master.
Perché se fosse un enorme vantaggio che in questo momento è sotto tortura e sta per dire tutto su di noi, allora è un vantaggio grosso. Ok, allora diciamo che avevi l'esplosivo, come lo fai a innescare a distanza? Hai un comunicatore o qualcosa? C'ho il suo, prendo il suo e chiamo sul numero che avevo messo. Come quello di padre Flanagan, che alle 6 di mattina lo chiamano tutti e esplode tutto. Ok, ok, posso? Sì, te lo do. Ifram è dubbi. Troppo un problema per il momento. Cosa? Click. E poi si ferma. Sì, basta, uno squillo. Ifram non è più un problema. Eric, è il caso che tu ti metta al posto di pilotaggio. Io vado per andare nella cappella. Destinazione? Intanto lontano da qui. Quindi non restiamo per la festa? No. No, non credo che ci sarà nessuna festa. Con tutti questi suicidi, secondo me, non è opportuno. Non c'è bella gente qua a Coriolis. Ma no, continua a morire delle persone in maniera accidentale. È evidente che questo porto porta sfortuna. Tu ovviamente sai cosa ho fatto, perché non è la prima volta che lo faccio. Questo tra l'altro conferma il mio coso. Zero è il più pericoloso. Appena non gli servi più ti fa esplodere. No, appena potresti essere forse una minaccia. Va bene, quindi è stato nucleare tattica. Quindi dobbiamo toglierci da qua, atterrare nel primo buco di culo disponibile, cambiare il radiofaro e proseguire per la direzione. Che se dobbiamo atterrare nel primo buco di culo disponibile, basta non muoversi. diciamo che è un bel metallo. Dobbiamo decollare e farci cambiare questo stramaledetto radiofaro, altrimenti... Esatto. Sapendo dove stiamo andando anche quindi noi. Quindi non andiamo nella direzione in cui dobbiamo andare. No, assolutamente. Andiamo nella direzione a caso, una direzione a caso. C'è un sistema dove che vuoi. Io con... dove voglio? Ci sono altri pianeti nel sistema di Kua. Sì, ma proprio uno che io conosco essere particolarmente zozzo. Zozzo nel senso... Zozzo pieno di gente di schifo proprio. Cioè, il mio ambiente naturale. Lo spazio porco. La tortuga del... Dai il manuale. Lo spazio porco. Lo spazio porco. Esatto. Nel frattempo... È il nome di un locale. E io voglio fare un po' di ricerche. Voglio mentre accendi i motori per partire... Sì. Vedi che... mettiamo Gina. Il pianeta Gina mi piace. Va chi è Gina? Era una canzone. A Brescia c'era un gruppo che cantava Va Gina. Sì, va, c'erano Gina. Anche i Profilax che cantavano cose, ma se lo citassi qui sarebbe metallo. Una citazione. No, per dirlo, ma Va Gina. Va. Mentre accendi i motori per partire ed uscire dalla stazione. Proprio negli attimi in cui stai facendo manovra, vedi una serie di esplosioni che si vedono nel profilo della nave, quindi verso i palazzi in fondo dello spazioporto. Fight Club. Non sono esplosioni, sono specie Molotov. Te lo le capisci perché l'alcol che brucia ne sei esperto. Sì, no, perché c'è così spreco in mano. Mi sono ustionato un sacco di volte cercando di berlo e... il cocktail molotov. Ho fatto una molotov cocktail. Ah, cocktail, via lo straccio. Esatto. Infatti mi hanno cacciato. Io sono ribelle, ma mi hanno cacciato la resistenza perché non potevo lanciare. Sono bottiglie vuote con lo stoppino. Oh, ti faccio assaggiare una cosa. Svitava le granate per la va bene. Granata lemon. E Pim Lemon, vedete alcune esplosioni tipiche di bombe molotov, ragazzi, pare e la gente che si comincia ad accalcare, che io pare che sia cominciata la festa, guys, ecco, non siamo tipi particolarmente festosi in questo preciso momento, è il momento di Eric. Sì, parti, non voglio sapere dove, ma parti a manetta. Impostare una destinazione, signore. Gina. Destinazione accettata. Aprimi il, come l'avevamo chiamato, il dissuasore. Aprimi il portello per il dissuasore. Ok. E io vado dove c'è il camminello. Lo sapevo che prima o poi avremmo bombardato. Dissuasore in caricamento. Bisogna essere sempre pronti.
Io l'avevo detto che uscire da qua sarebbe stata una pessima idea. Tempo di volo necessario a raggiungere il pianeta Gita, Gina, 2 ore, fa culo, 2 giorni e 12 ore. È proprio Al che sta sclerando. Perfetto, sì, sta culo. Perfetto, Al. Allora, c'entrare il difetto. Stava finendo un torneo di poker con le altre navi del porto. Per questa distanza tirami fuori una bottiglia di Coriolone. Una bottiglia enorme. Esatto. La Magnum. Sì, sì. Di vecchio amaro di Coriolis. Esatto, esatto, il Coriolone è... che in realtà è il liquido che viene l'antico vaso andava recuperato però che è pieno d'alcol. Esatto. Io prima che ci allontaniamo dallo spazioporto, come si dice, mando un messaggio: c'è un canale aperto tipo della polizia? Sì, cioè, capitano, puoi parlare anche direttamente col porto, capitano Samad, come si dice, avviso le forze dell'ordine che stiamo lasciando Coriolis a causa di minacce dirette che abbiamo ricevuto. La nostra... delle esplosioni. Delle minacce dirette che abbiamo ricevuto, appunto. Abbiamo notato delle esplosioni vicino al porto di Neoptra e ho ritenuto, per sicurezza del mio equipaggio, di non poter rimanere qui. Punto. C'è un'altra nave che si... teniamo il radiofaro acceso e avete il numero del mio comunicatore. Teniamo il radiofaro acceso e avete il numero del mio comunicatore. Appena fuori dal porto spegniamo il radiofaro. Esatto. E ci avranno, battuto. Esatto, andiamo in modalità stealth. Subito. Però intanto io sono pulito. Cioè, bello fare i discorsi mentre si mangia le goleador, Chi ti dice che è una goleador? Potrebbe essere una space goleador. Un dattero stellare. Esatto. La masticherò per i prossimi 3 giorni. La zuppa spaziale. Il polo spaziale. Io vado nel cannone e inizio a guardarmi intorno in caso ci fossero minacce e rimango lì. Ci sono alcune navi che stanno lasciando lo spazio porto. A meno che qualcuno non ci venga a attaccare. Ok. Finiranno spenti nell'iperspazio. Io sposto gli scudi dietro. Non so se si può fare, ma sposto. Non ci sono scudi. No, ma scudi fisici. No, no, sono proprio quelli che abbiamo appeso nella linea di comando. Li spezza e li sposta dietro. Va bene. Beh, Dem e Mendel. Data stellare. Data stellare. È sempre lo stesso giorno. Data stellare uguale a prima. Io impiego tutto il tempo che ho prima di arrivare. CC 61112. Prima di arrivare a Gina. Ah, ho ucciso Ifra e uno. No, hai detto che sia morto. Morti. Secondo me non è morto, era già morto. Se fosse morto avrebbe aggiunto 2 neri. Ci vuole la conferma della morte. Esatto. E quindi questo era lì tranquillo a un certo punto. Gli è partito un cratere nel corpo. Avevo 3 costole in più, giuro. Guardi, l'abbiamo riparata. Ah, ma qualcuno ha suonato al telefono? Sì, ma non possiamo rispondere adesso perché stiamo riparando questo IFRAM. Qualcuno lo ha detto. Il mio amico. Facci sta roba, mi un po' scosso. Anch'io lo conoscevo. Appunto. Ma tu sai che io non lascio l'usenza. Che è meglio non conoscerlo. Esatto. Io non lascio l'usenza. Allora, sì. Io uso tutto il tempo che ho prima di arrivare, di atterrare a Gina, per cercare informazioni sullo stronzissimo draconita che corrisponde alla descrizione che ho visto. Ok. Cerco prima di tutto sul sistema di Amora, poi sul sistema, quello, il sistema decoy che era stato usato come copertura di Amora. E poi, come faccio una roba noiosa? Fino a visto che pagina sono... di Google arrivi? Fino alla 35esima, visto che sono pochi, ne cerco uno bene. Vabbè, sono 2 giorni e mezzo di viaggio, ci sta. Mi sembra una cosa più sensata, devo capire chi è il mio nemico. Ok. Io naturalmente collasso sulla sedia. Ah, perfetto. Ho bevuto tutto il Coriolone. Ma doveva durare 2 giorni? È finito. Io durante 2 giorni di viaggio... Sì. Mi dici se devo fare una prova o posso usare il laboratorio per mischiare una delle mie dosi di veleno con una delle mie dosi di pillole, quelle nutritive. Ok. Come mai questa scelta? Si sa mai nella vita. Si sa mai. Non accettate mai niente da mangiare da parte di Zero. Vuoi uno snack? No. Vuoi uno snack? 3 pillole di cui una è verde e fuma. E un altro e tipo, sai la mela avvelenata in bianca e nere, no? Col teschio, esatto, che fa il fumo. Una caramella, una che fuma e l'altra che fa bip. Che troia.
In realtà la caramella è quella all'età. Esatto. Tu la girate due, la caramella è cianuro. Mentre altre erano solo veleno ed esplosivo. Esatto. Sono molto dispiaciuto del fatto di non essere potuta stare alla festa. Ci tenevo. Certo. Perché? Ora io perché ci tenevi? Sai quanti soldi avrebbe fatto? Ma a parte i soldi, no, cos'altro cerchi in questo spazio profondo? Ma volevo vedere cosa, com'era la gente, come si avvicinava a questa festa così santa. Ma cosa importa? Saranno tutti cibo per verme un giorno. Soprattutto dopo le esplosioni della piazza. Sì, ora sì, cioè è tramutato quello che poteva essere una festa di gioia in qualcosa di dolore. Chi? Tu. Non sono stato io a creare quello. E cosa indichi? Dove c'era un'esplosione un giorno fa. In quella direzione, dove sono gli scudi sul retro che adesso indicano. Quello l'ha fatto Ronny, lo scudo. Sì, beh, non so che sono stato io a causare le esplosioni. No, non sei stato tu. Non no. Hai premuto un telecomando. Se avessi avuto così tanto esplosivo con me. È plausibile. Bottone! Davvero, è plausibile. A meno che Ifram non si fosse trovato a bagno un contenitore di gasolio, vedo difficile che sia stato di aver fatto quello. E allora chi è stato? In realtà l'avevo messo allo sia. Beh, per quello la città non è sicura. Purtroppo certe persone pensano solo alla distruzione e quindi le loro vite saranno inutili. Mentre quelli che pensano a creare un cosmo migliore per tutti gli altri sono gli unici che potrebbero vivere per sempre, anche se finiranno comunque cibo per vermi. E tu da che parte stai? Mi piace facilitare le persone che possono effettuare cambiamenti. E guardo verso lui che sta cercando di spazzolare la sciarpa, togliendo dei residui. Io invece guardo Eric che dà un c'ho naturalmente il rigagnolo di bava che viene giù dalla bocca e finisce diritto per terra. Ormai c'è una pozzettina. No, no, c'è un canale di scolo. Ho pensato tutto Calypso. Se non gli dovessi dare a lui punti ogni volta che usi potere, ogni volta che provai a bere ti facevo stop. Quindi mi mandavi in crisi d'astinenza. Però gli devo dare un punto nero, non ne posso dare 90 al giorno, quindi ci dobbiamo fare così. Dopo due giorni di vivificazione, sì, Al, sì, ti dice una cosa all'interfono. Allarme, rilevato picco di energia che ci sta dietro la nave. Vedete di spostare gli scudi sul retro. Io abbiamo spento radio faro e siamo in stealth. Infatti ho fatto due tiri e ho fatto fallo. Okay. Tutti ai posti di combattimento. Io stavo dormendo lì, quindi. Okay. Ah, nella nel suo sole, certo. C'ho la mia tazza e la cosa di tè verde. In cabina di comando, subito. Vi sveglio. Sì. Rileviamo qualcosa. Cosa c'è? Abbiamo qualcuno dietro al culo. Non è necessariamente un problema, dipende dalla situazione. Questa è la situazione in cui il culo è il tuo e c'è uno strappone gigantesco. Sì, metallo per lo schifo. Sì, soprattutto che ha accettato lo strappone, quindi. È l'unico linguaggio che capisce, io non sono una persona scurrile. Ma so che lo attivo così. Ma magari a lui gli piace, quindi sai. Basta! Che mal di testa. Ecco, se vuoi se vuoi evitare che peggiori, Ilona, ci fanno esplodere. C'è qualcuno intorno? Lo rilevi? Allora, cosa devo fare qua? Al coordinate. Basta. No, però da Gin è su ha fatto un picco. Ha fatto un picco di energia. Al coordinate della minaccia. Due dadi in più. Noi pensavamo di essere in stealth, poi Ala ha deciso di spegnere lo stealth. Intanto, perché doveva far partire l'emulatore successo del Nintendo 64. Trovi la traccia di una nave, sì, che deve aver dato troppa energia ai sensori, mm-hmm, e quindi senti una traccia di energia. Ah, è quello residua. Il fumble che hai fatto. Sì. Okay. Una traccia di uno per lo stealth. No, non mi permette di tirare per voi. Di energia residua a una distanza media. Ok, ma quanto grande si capisce? Quanto grande? Ti pare una nave di dimensioni leggermente inferiori alla vostra. Ci dai le coordinate? Io, sì, io punto verso una classe 2, esatto. Una classe 2. Okay. A vista vedo qualcosa puntando il cannone?
dove mi indica lei? Dove ti indica lei, sì. Noi abbiamo radio fare sprinto, la stenta accesa. Avete un agganciato il bersaglio. Cosa vedo? Vedi che c'è una piccola nave, Shuttle, che vi sta seguendo. Ok, io mando un messaggio a raggio medio attorno, quindi che bersagli la nave. Tra 10 secondi sparo. No, aspetta il mio. Hai 10 secondi. No. 9. Questa è la Talisman. Qui è il capitano della Talisman. Vi abbiamo individuato e sappiamo che siete sulla nostra rotta. In questo momento siete sotto tiro. Identificate, dateci il vostro identificativo e il motivo per cui ci state seguendo. Nessuna risposta. È uno con le palle. 5. Ma il capitano sono... Vedi solo che la nave fa in missione. Capitano. Sparo. E accende i motori. Vero? Sì, è vero. Iniziativa fra capitani. Tu sei il pilota, ricordo. Fra capitani? Fra capitani, quindi tiriamo command. È successo quella volta in cui... Beh, command, io non sto sparando sui suoi comandi. Sto sparando i miei zeri. Lui ha vinto. Beh, poi command, ti faccio un tiro di command. Scusa, Route 66 è un 6. No, è un 1. È un 1, ok. Un giorno te lo ricorderai. Cazzo! Due successi. Io per adesso ho fatto 0, non so se spingere. Spingerei. Bene, tu? Sì, pusha. Pusha, pusher. Un successo, però almeno non ho fatto fumble. No. Vabbè. Io ho fatto due successi, quindi parto prima io. Ok. La nave, vedi che si gira, accende i motori e si allontana di 4 unità di combattimento. Nel senso che scappa? Sì, nel senso che si sta allontanando. Ok. Io nel frattempo non ho sparato. Però. E ora io non vi dico le cose che fanno, no? Io dichiaro la mia azione che è ritirata. Okay. Perché voi dovete dichiarare la vostra, che è o attacca, segui. Vabbè, allora... Perché a seconda di quello che dichiari, il pilota ha un bonus, certo, al suo tiro. Allora, ho sparato prima ancora che lui desse i comandi. E non è che li avete colti di sorpresa, perché prima gli ha mandato il messaggio. Lui gli ha mandato un messaggio. Non c'era più la sorpresa perché abbiamo tirato un'iniziativa parallela. Allora, quello che succede è che io, da capitano... Perché non so come funziona. Tutto capitano, ora puoi dare uno degli ordini che sono riparare, evadi, attacca, ritirata, occultarsi, che l'ho aggiunto io per la tecnologia stessa. Che raggio hai la mi sa che non ci arriva long il cannone a ioni. Mi sa che è medium. Allora, voi sapete che le navi più piccole di solito sono più veloci. Sì, ma lui ha detto che si è spostato di 4 ed erano già a medio. Questi già... si sposterà di 4, è un'informazione video io devo fare prima il tiro di pilot. Ok. Perché se non faccio e loro successo, erano a difficoltà vicina? Distanza. Loro a distanza erano media. Media, 2. Quindi se si muovessero andrebbero a lontana? 6. Che è lontano, è più tra lontana e estrema, e quindi cannon? È ancora lontana. Noi avevamo due moduli l'altro. Sì, ma una è l'autocannon. L'autocannon è quello che l'autocannon è praticamente quasi a contatto. Sì, sì, è quello che serve per i combattimenti. Per i missili poi. Sì, come misura. Dovrebbe essere qui, aspetta. Vorrei trovarlo veloce. Credo sia medium, però. Sì, anch'io. Medium, quindi massimo 2. Quindi ci dobbiamo spostare. Dobbiamo seguirli. E quindi mi segui. Cioè, l'ordine che do è inseguimento. Inseguimento, ok. Quindi devi fare un tiro di command e a seguito un altro tiro di command per vedere, perché prima agisco io, devo vedere il mio ritirata, quanti bonus dà al pilota. Tre successi. Quindi te darai 3 successi alla manovra di pilotaggio, io do 2 successi alla manovra di ritirata. Evasione, e quindi che ovviamente ora no, è non è evadi, è ritirata. Ritirata, che i piloti quindi adesso tirano? Che i piloti. Okay. Allora, ora sì, la fase ingegnere. Chi è il tecnico della nave? Io non giusto? Insomma, devo tenere il tecnico. Vabbè. Tu ora devi decidere come distribuire i punti energia della nave. Fare agli passare. Scudi! Cioè, ancora non ci sono! Lui ci sono degli scudi che brillano. Nella sala di comando. Esatto. Se li tocchi prendi la scossa. Fanno caldo. Allora, tu hai 5 energy point. Sì, sulla nave. San Marino, cioè brutti. Sì. Per muovere la nave... Costa quanto la propria classe. Voi siete di terza classe. Ma quindi c'è anche una fase armamenti oppure lui sì, che deve dare l'ordine di sparare? Le fasi sono fasi dell'ingegnere, il timoniere che fa la manovra, il sensori che deve prendere il lock o sganciarsi quindi dal lock. Lui che fa il command per dare i vantaggi, lui deve scegliere uno a cui darli. Lui poteva anche dire... Cioè il mio ordine. Cioè se lui dava come ordine fai fuoco...
Mi dava vantaggio a me, ma lui comunque faceva sempre la parola di muoversi. Il mio ordine non è quello che facciamo. È per dare dei bonus. Esatto. L'ordine è per dare i bonus. Okay. Vabbè, che hai presente il capitano che fa? Fate questo, fate quell'altro. Poi gli altri fanno i cazzi loro stesso. Però certo. E lui c'ha un comando a turno per dare vantaggio quindi a una delle sezioni. Ora. Esatto. Sì, esatto, esatto. Ora qui potresti riparare lo scafo, riparare un sistema, aprire la camera da stagno. Non è il caso. Puoi sovraccaricare il reattore che serve per dare energy point temporanei, ma si fa danni alla nave. Poi ho messo la house rule che se sei bravo fai un tiro di technology, okay, puoi ridurre i danni che fai. Ma la cosa è che se te dai più energy point del necessario a un certo modulo, tipo al timoniere, ai sensori o al gunner, gli dai dei dadi in più. O puoi spenderli in bonus in più, tipo l'ion cannon, puoi farlo diventare di raggio lungo. Ok. Quindi al momento io ne ho 5, ogni punto che spendo è un dado in più a qualcuno. Allora, un punto serve per fare la manovra, okay, quindi se dai un punto a timoniere non si muove, perché minimo gliene serve un 3. Ah, ok. Se gliene dai 3 lui può fare la manovra di movimento. Ok. Se gliene dai 4 lui farà la manovra di movimento più 1. Ok. Ok. Infatti vedi, avanzata ritirata, la nave si muove di un segmento più uno per ogni successo addizionale. Ok. Quindi io ne darei 4 al timoniere e 1 al cannoniere. Ok, giusto, perché in fase dei sensori di Alice si può bypassare perché il lock l'ha fatto prima per il mio fumble e l'ha anche agganciato. Certo è che si baserà su un lock base, perché più aumenti la forza del lock col okay tuo tiro, più punti avrai sul gunner. Ok. Di dadi bonus. Ma quindi lo posso rifare? Lo puoi rifare, ma lui non ti ha dato energia. Okay. Quindi okay, c'hai il lock quindi iniziale. Iniziale. Va bene. Quindi, timoniere. Sì. Io do gli energy point e li do tutti a scappare. Quindi io ho 4, se non sbaglio. Sì, 2 mi servono per muovere, darò 2 dadi bonus per scappare. Timoniere, tiro prima io e poi tiri tu. Prego. Quindi io pilot 3, 4, 7, dimmi. Più potrei dire quando una corona avete usato, cosa fanno? Il mio, bonus quando c'è una scelta da fare tra due, lo obbligo a dirmi qual è quella più conveniente. E invece convinco India una volta se sono PG o PNG. Mi muovo di 2 segmenti. Okay. Quindi io da distanza media mi sposto a distanza lontana. Ok. Vado a 4 CU. Ok. Tuo turno, sì. Tu tiri il tuo pilot, sì, 3 più 1. Più 1. Più insegui. Più insegui. Beh, io ho tiro solo il pilot o sempre il bonus pilot agility? Pilot agility, okay, certo, certo. Tiro 8. Pilot agility più 1 in più. Sì. Più altri 3 per il comando insegui. Ah, non sono 3 3 successi, sono 3 dadi in più per ogni successo. Sì, ogni successo che fa la tua azione di command sono dadi in più. Due successi. Due. Quindi noi ci muoviamo di 3. Ah cazzo, non l'ho modificato la manovrabilità della nave. Io avevo più 1 e tu avevi 0. Non avete malus a manovrabilità, vero? No. No. No, posto. Il pilota può fare un'azione. Può fare più di un'azione, ma con un meno 2 che si cumula per ogni manovra aggiuntiva. Quindi avanza. All'avanzata si muove di un segmento più uno per... Quindi ora siete sempre a distanza media. Certo. Quindi il gunner può sparare. Io ho una domanda. Sì. Se io utilizzo il mio potere di messaggero e parlo nell'interfono alla nave. Sì. E gli dico: fermati, aspettaci e aspettaci. Lo convinco. E se non cioè potere... nell'interfono della loro nave. Sì, parlare con loro. Allora, se lui ti darà energia, puoi usare i sistemi della nave per fare un lock particolare. Un lock particolare, ok. Te lo concedo, ma sì, cioè, sì, devi darti energia ai sistemi, ora okay, praticamente ti ha tolto energia alla console. Sì, sì. Okay. C'è una bella levona a movimento, hai fatto... Sì, la levona di Star Trek. Esatto. Quella cosa orribile. Gunner. Gunner. Che ho aspetta, io ho fase sensori.
faia. Quindi sensor operator, ranged combat, giusto? Rompere il lock, un malus pari al numero di successi ottenuti dall'avversario. Quindi io tiro 6. Stavo lui prima. 1. Tu avrai un malus negativo. Scomparino non è il caso. Fase di attacco. L'operatore al tattico è l'ultimo ad agire e spara con i sistemi d'arma della nave. Se ci sono più di un sistema d'armi a bordo, l'artigliere deve scegliere con quale sistema sparare. Ma è un cannon. Il tiro per colpire è un test di range combat. Ok, c'ho bonus perché lui ha dato energia? No, ha dato un solo punto energia a te. E quindi? Quindi puoi agire. Sparare, okay. Puoi agire, hai un malus di meno 1 perché la nave ha perso potenza di lock. Dell'agganciamento. Ok, io ho un malus di meno 1 e... Lion Cannon c'ha bonus di suo? Ottimo. Così me lo segno. Me lo segno anche sulla scheda della nave. Sì. Ah, ok. Segno il buono. Cannonione. Ion Cannon, bonus più 1. Quindi tiri pari. Danno 1, critico 2. Infligge sia al sistema che allo scafo. Vado. Il sistema è cattivissimo perché toglie energy point. Su questo no, non è in vivo. Un successo. Niente critico. Un danno. Facciamo un danno. Di base. Ma sì. Io spingo. Ma se spingo posso ritirare dadi che scelgo io o tutti? Tutti. E scegli qual è il migliore? Poi? Sì, lo concedo. No, io con i tiri non mi fido. Bravo. Mi prendo un danno. Però c'ha un danno già di base, no? Quindi lo sto segnando. Due danni. Quindi vado a 3. O se fai un successo hai colpito e quindi fai un danno solo. Hai successo e colpito, fai il danno dell'arma. Perché poi se fai due successi. Quindi si contano solo quelli eccessivi per fare il danno. Esatto. Okay. Il primo serve per fare il base. E il resto serve per fare gli extra. Ok. Come le armi. Giusto, loro hanno armatura. Cazzo, hanno 4 d'armatura. Ma Lion Cannon non conta l'armatura. Sì, sì. È un impulso, come fa a contare? Sei sicuro? Controlla Lion Cannon la descrizione. Se no abbiamo preso un'arma di merda. No, vabbè, perché? È di merda. Gli togliamo energia. Cazzo, un fatto di armatura non la bucherai mai con uno di danno. Devi fare almeno 3 successi. E vuol dire che devo parare 2 danni in fin dei conti. Fa tanti danni sia al sistema che allo scudo. Cazzo. Quindi sono 2 danni in fin dei conti. Sì. Quindi se ne paro uno solo, eviterò i danni allo scafo, ma prendo danni al sistema per le radiazioni ionizzanti. O niente, e li prendo tutti e due. Immagino il raggio blu, tipo plasma. Che va a colpire i motori e la nave, vedete che i propulsori posteriori perdono di intensità. Nuovo turno. Teniamoci vicini. E ripartiamo, e si riparte dal capo. Sì, velocissimo messaggio a loro. Potete rendervi adesso e possiamo parlare, ognuno dalla propria nave. Non fate scelte di cui potreste pentirvi. E... Minchia, però stanno scappando. Infatti, più scappano più gli spariamo. Si fermano e si parla. Loro scappano. Se noi li fermiamo e si parla. Io do di nuovo l'ordine di inseguire, perché se vanno oltre la nostra scia, come si dice, chiaramente li perdiamo, perché siamo a portata massima dell'unica arma con cui li possiamo colpire. 1-2. Fatemi fare una prova, magari riesco a convincerli. Ok, era buono. Il che vuol dire che però non do il punto energia a lui. Beh, uno dammelo, almeno posso sparare. Male, cioè io ti ho dato un successo, un dato buono solo questa volta. Okay. Sì, però ne servono 3 per lui, solo per muoversi. Ah, minchia. E tu come le usate prime 5? 1 a me, 3 a lui? 4 a lui. Ah. Beh, puoi fare 3-1-1. Sì, però si muoviamo di meno. Però tu prima gli hai anche dato 3 dadi bonus a lui, adesso gli stai dando neanche quelli, gli stai dando 1. Però però loro hanno fatto meno successi l'ultima volta. Sì, hanno anche meno punti. Appunto. Energia. Capitano sei tu. Secondo me forse questo round. Vabbè, io ho detto muoversi. Questo round magari. Poi voi fate quello che volete. Non sparare e avvicinarci. E allora faccio 4 e 1. Cioè, io questa me la immagino come una scelta molto, come una scena molto concitata. Sì. Quindi io sto dando ordini e sto pensando alle cose. Voi state facendo quello che tu oltretutto hai detto inseguili, quindi io continuo a dare 4 a lui e 1 ai sensori a sto punto. Ci per sta. Pronti? Sì. Yes. Ok.
Comando? Comando inseguimento. Ha bisogno di energia lei. Per convincere. Per comunicare con loro. Sì, deve attaccarsi all'interfono dell'altra nave. Sì, sì, sì. Quindi un data meme lo deve fare. Cioè un attacco. Quindi tu non gli hai mai detto niente. In realtà i tizi. No. All'interfono. Cioè lui il messaggio all'interfono può parlare, può dirlo. Allora anche lei può convincerli tramite l'interfono. Bisogna vedere se loro lo ricevono. Magari hanno spento l'interfono perché sono in silenzio. Ok, è possibile che non abbiano sentito niente. Il mio lavoro è convincerli a parole senza farci rischiare. Se poi loro non ascoltano, non ascoltano. Okay, cioè. Proviamola. Due successi, ho detto una cazzata. Ok. Ok. Due successi, quindi un successo. Io sono per un attaccare. Usano gli artigli anche adesso. Aspetta, pardon, questo lo sapevo prima? No. No, però prima della fase di ingegneria che loro attaccano. La fase d'attacco è l'ultima cosa. No, lo sapete da ultimo che attaccano. Cioè, il capitano può dare qualsiasi comando. Certo. Poi ogni fase delle cinque fasi, certo, ogni operatore può fare quello che vuole. Quindi cioè, comando, questo qua è il comando di attaccare. Il comando non da è solo l'attacco. Bonus. Ok. Sì, sì. Perfetto. Cioè, il capitano può comandare ritirata e poi quello al pannello dei missili. Va bene che ho dato a inseguire, ci attaccano adesso eventualmente arriviamo più vicini e con la Sword Cannon lì li crivelliamo. No, perché non è pilotabile, devo usare l'intelligenza. Sti cazzi, gli dai una mano tu. Dovrebbe far più danno l'assault cannon, se non mi sbaglio. Non è l'assault cannon, è l'auto cannon il nostro. È quello che targetta automaticamente i missili. Fa anche la contromisura, però mi sembra un'arma da... Devi essere a contatto però, quindi a distanza zero per sparare con quello. Io non ho capito se adesso stanno ancora scappando oppure no. Sì, stanno ancora scappando. Ok, pardon, allora sto dicendo... Siete a due unità di distanza. Scusa, avevo capito che si erano fermati e ci stavano sparando. Ok. Ok, quindi... Pilotare. Prova di pilotare. No, prima i sensori. Ah, giusto. No, prima l'ingegnere. Ma io ho già detto che do 4 a lui e 1 a lei. Ok. Va bene. Senza fare altro perché non c'è niente da fare. 8, 2 di Claudio e 1. Vai, timoniere. Tu ti vuoi avvicinare? Sì, sì. Ok. Due successi. No, 3. Allora, ti puoi avanzare, puoi andare quasi anche a contatto. Poi addirittura speronare. Sono più piccoli. Sì. Lo so, non dovevo dirlo, ma a questo punto puoi speronare. Allora, prova posta di pilot. Costa 1 EP per attaccare, 0 per difendersi, più manovrabilità della nave. Il danno è uguale alla classe della nave, subito da entrambe le navi, più 1 per ogni successo. Ah, no, allora no. Subito da entrambe le navi. No. Cose nave contro nave. No, è una mossa disperata però. Infatti, io accorcio e basta. Accorcio molto. Perché a questo punto mi muovo di 4. A questo punto ti muovi di 4. Ti superi. Domanda l'assolto. Beh, ma si muovono anche loro. Quanti successi hai fatto? Però, no, aspetta. Puoi aggiungere. Allora, ti bastano 2 per essere attaccati a loro. Ok. Poi vediamo quanto faccio io. Ok. Che magari ti servono per stare a contact. Mm. Ok. Aspetta. Non c'hanno meno 1 sistemi per il colpo dell'Ion. No, c'hanno meno di energia. Hanno meno energy point, quindi hanno meno, hanno destinato, distribuiscono meno roba. Ah, no, giusto, loro non si muovono. Scusami. Loro non hanno dato energia, non hanno dato energia ai motori. Quindi con quei due lì puoi superare di 1. Addirittura. Beh, tanto siamo tipo per tagliare intanto la ci vorrà un minimo per fare un'inversione a 1. Scusa, posso consigliare? Manovra evasiva. Esatto, vai a 1 di distanza e fai delle manovre evasive. Cioè, non è che si può tagliare la quindi, strada lo spazio. Un successo per muoverti, 1 per avvicinarti. No. Se si muove. Aspetta, ci arrivo. Un successo si muove di 1 unità, 2 successi si muove di 2 unità e col terzo fa il problema. Siamo a 0 praticamente. Sì, okay. Quindi ho un malus di 1 a colpire. Esatto. Va bene. Sensori. Io ora faccio il lock perché non ce l'ho. Filippino lock. Quindi c'ho più 1 e ho sparare che dà anche al lock. Aggiunto. Una popolazione di perfetti politica. No, 1. Avevo fatto un successo a Common. 2 successi, quindi ho il lock e ho un bonus pari al numero di successi ottenuti in questa prova. Ok, quindi 2. E adesso sta Ilona. Adesso sta Ilona, sì.
Ti ha dato energia, quindi? Sì. Sì. Tu cosa vuoi fare? Allora, vorrei provare a comunicare con loro, con la sicurezza di comunicare, in sì. particolare al capitano. Ok. Devo fare una prova? Per Beh, col potere. Fai un... Allora, praticamente farai un attacco virus. Ok. Quindi, tira la data di Jin. Bisogna alzarlo quello, se è la nostra alla fine. No, no, aspetta, modificato dalla, dalla segnalatura della nave. E ora, siccome siete praticamente quasi. Non è la malloc 1, no? Sì, no, sì. Non è la segnatura, è praticamente lo spazio, la misura radar. Perché non la c'è taglia. La taglia radar, sì, esatto. Non è proprio. Che però dipende anche dalla distanza. E siccome siete parecchio vicino, gli do un più 2 perché è più facile. Sì, perché te gli attacchi un cavo sopra. Sì, non dire cavo che poi Eric. Esatto. Anche poi si suicida la gente sulla nostra nave. Zero. No, uno. No, no, zero. Questo era. Dall'altra parte. Posso pushare? Io da qua ne vedo due però. Io devo mettere solo un pallino di qua, dimmi tu. Sì, va. No. Ma io dico. Basta dai di punti neri. No. Rischio di fumble. Vai, fai il capolavoro. Apri la nostra connessione verso di loro. Di una battaglia? No. No. Niente. Non funziona. L'ho fatto io il fumble stasera. Ma... mi sono fatto sgamare la nave. Io avevo capito tutt'altro. Pensavo che tu volessi usare il potere della tua icona per convincerli a parole. Ma ci devo sì. parlare. Ma non devi attivargli l'interfono. Perché loro sono in silenzio radio. Lei si ricorda la volta scorsa e sta schiacciando le luci, come facevo io quando volevo interrompere la tua comunicazione. Fase di attacco. Io posso prendere la mira? Ho visto che c'è l'azione di prendere la mira. Sì, siamo però vicini, vuol dire che te la concedo, ma devi attaccare il turno successivo. E tanto non energia. Punti di energia. Ah, certo. Ok. Quindi prendo bene la mira. Fai... Per dopo. Non devi fare niente per prendere la mira. No, infatti, devi aggiungere dei dadi. Due dadi. Aggiunge due dadi. Beh, ottimo. Noi non approfitto per l'energia. A proposito, tu ti sei andato a pregare nella cella? È vero. Però non ti ho detto a cosa pregavo. Ah, peccato. E noi siamo... Ricordamelo la prossima volta, Simo. Perché io prima di andare qua sono andato a pregare nella cella, nella cappella. È lo stesso giorno, quindi è ancora sì, ma non ti ho detto a cosa pregavo. Non avrei pregato per attaccare. Ah, hai pregato. No, ricordami quando dico in cappella, ricordati che puoi pregare per avere bonus. Va bene, sì, sì. Visto che tu devo dichiarare prima. Tutti potete pregare. Però io lo faccio spesso, quindi... Io non prego. Giusto, tu non credi. Il gunner spara un missile. Però lì entra in gioco l'autocannon, mi sa. Non avete dato energia ai sistemi difensivi. Allora, aspetta. Non si può avere tutto da dire. Aspetta. 5 ne abbiamo. L'azione difensiva va dichiarata prima che il siluro colpisca e si può fare anche nel turno che lo sparo, anche se lanciato nel turno avversario colpirebbe in quel turno. L'azione di difesa va dichiarata prima nel turno stesso. Nello stesso turno il tiro difensivo sostituisce qualsiasi fuoco offensivo da parte dell'operatore tattico. Ma non c'è più energia, quindi non costa un energy point. Non avete dato energia. No, però siamo in manovra evasiva, quindi è un malus. Lui ha il malus per colpire. Ok. Allora, sono 4 più 4, 8, meno 1, però 2 di lock. Sì, esatto. E 1 di command. No, command non era su un'altra roba. No, no, aveva detto. Per sparare, per sparare non ho bisogno del lock. Qua. Eh? Per l'Ion Cannon non c'è. Eh no, l'Ion Cannon danno all'armatura. Forse. Spara un siluro normale, non vi tiro un siluro ad antimateria. Questo non è grazie, Grazie. Anche perché visto quanto costano. Uno. Chi vuole tirare l'armatura? No, push. Scusa, con questo pull è uno solo. Sempre uno. Sì, tiene meglio, uno. Meglio. Due danni. Tiro l'armatura? Vai. Tira. Tre di armatura. Vai. Niente. No. Pusho? No. Su tre danni è un po' un suicidio. Due danni. Quanti ne abbiamo? 7, adesso 5. Ok. Però tu in teoria puoi ripararla a me con l'energia. Sì. Dammi un nuovo turno. Spara.
Ok. Siamo passati dalla diplomazia. Intanto io sto proprio prendendo la mira verso l'antenna. No, ma voglio risolvere la cosa senza... Oh, gli ho dato tutte le possibilità del caso. Io ci provo finché non ci si picchia. Quando ci si picchia, ci si picchia. Ho sparato un e infatti ho fatto due successi. Non okay. Pensavo meglio, Quindi mi dai due dadi? Yes. Però in teoria... Ah no, quella è l'energia. Io sparo prendere. Anch'io. Tre successi. A me. Difesa... Allora, muoverci non mi muoverei. Non ci serve. Dammi due a me, così in caso con uno posso usare l'autocannon. Perché no. Anche se si muovono di tutto il... Anche... Vabbè, sì, sì. Oh. Con minimo vi aiuta, perché può fare le manovre basite. Se me ne dai due... Tre, però, se me ne dai due... Però se destini... Se destini... Scusatemi, noi abbiamo la nave che può sparare sia con l'autocannon, sia con l'ion cannon. Perché l'autocannon lo usa l'intelligenza artificiale della nave. Se noi destiniamo... Due deve darmi per poter sparare e usare l'autocannon. Appunto, l'autocannon, visto che ci sparano siluri, l'autocannon ci copre il culo con il fuoco di copertura. Tu puoi sparargli e intanto... Ma se lui mi dà due energia, io posso sparare due colpi con l'ion cannon o è comunque sempre uno? Uno. Ok, quindi conviene tenerlo. Però ti dà un bonus di più uno al No, però dato. Posso usarla per l'autocannon. Difesa e... Sì, sì. Cioè... Non conviene tanto. Io uno di movimento io lo metterei per sicurezza. Tre. Ma abbiamo tre di movimento. Ah, per forza tre se non ti muovi proprio. Sì. Cioè, poi tre, sei due se non vuoi riparare. Se no anche me lei può fare qualcosa di utile in questo momento? Sì. Il lock. A me costa può rompere il lock. Può dare un malus per il numero di successi ottenuti all'avversario. Che è meglio della manovra evasiva a sto punto. Sì, cioè, assommia la manovra evasiva. Sì, ma ci costa di meno, possiamo fare più cose. Io posso anche riparare la. Sì. 1, 2, 3, riparare la nave. Esatto. Perché tanto se anche si spostano di 2, li spariamo uguale. Sì. Ok. E se vogliono sparare, non si possono muovere tanto perché hanno anche i sistemi danneggiati. C'hanno i siluri. Quindi uno l'autocannon in difesa. I siluri fanno 2 combat unit per turno. Cioè, io mi sposto di 3. Esatto. Sparo il siluro e loro vanno. Arriva a 1 di distanza, il turno successivo mi colpisce. Spara, loro devono dare energia ai siluri. Sì. E se si vogliono allontanare devono dare almeno 3 di energia alla nave. 2. Loro 2 gli costa? Loro 2. Però vuol dire che se fanno quei 2 non fanno il lock. Lock l'hanno già fatto. Allora, non lo so. Io ti vabbè. Deve rompere il lock. Quindi, allora, a questo punto, come ha detto lui, facciamo 1 a lei per rompere il lock, 1 a lui per sparare, 1 all'autocannon per difendere. E il quarto lo usa lui per riparare la nave. Ne abbiamo 5, io ne do 2 a lei, perché può anche fare target lock oltre che rompere il nostro lock. Esatto. Sì, il problema è che poi se si spostano più di 2 non gli posso sparare. È un rischio. Io proverei così. Sei tu l'ingegnere, quindi l'ultima parola è tua. Quindi ne abbiamo 5. 2-2, io riparo. Yes. Quindi fase del pilota. Niente. E non ho energie. E io neppure. Ottimo gamble. Però puoi dire. Io neppure. Fase dei sensori. Ok. No, ingegnere. No, ingegnere. Sì, c'era prima la fase dell'ingegnere. Comunque. Mi distribuisco i punti e per riparare è una cosa di è un RC point. Sì, me ne sono tenuto uno apposta. Posto a posto. Non ci siamo mossi. Allora, servirebbero delle parti ordinarie di ricambio. Questa volta una ve la concedo perché non ve la siete comprata, ma diciamo di creazione c'era. Beh, uno degli scudi, no? Esatto. Vedi che gli scudi servono a qualcosa. Mi serve qualcosa per sigillare, dammi un talismano. Ma in realtà Ron è così skillato nel fare ingegneria che lui gli scudi che ha messo è dove ha colpito il siluro. Quindi c'è la falla, però c'è lo scudo che... Esatto. Si è solo tipo spostato, no? Ovviamente, il quadro lo rimetti dritto. Con il bozzo del siluro. Sì. Più ovviamente il vuoto fa... E lo scudo si attacca. Minchia. Tutti 5 ho fatto. No, beh, valgono come un 6. No. Vabbè, non siamo ancora così feriti da spingere. Esatto. Sensori, giusto? Sì. Okay. Loro non fanno niente di ingegneria? E... Non hanno dato energia agli ingegneri? No, sono detto solo attaccare. Non è detto saperlo. Io vado solo d'attacco e di target lock. Vai, rompi il lock. Cosa io devo faccio sempre... per rompere il lock avversario, perché il lock mio ce l'ho. Hai un malus pari al numero di successi ottenuti dall'avversario. Esatto.
Quindi il senso rotoletto 6. Comunque è una prova di data gin. Sì, sì, è sempre una prova di data di gin. Un successo. Quindi dai, il malus di meno 1 al tuo tiro. Al mio? Sì. Al mio? Suo. No, al suo. Al gang. Al cannoniere. Oh, okay. Così gli dai il malus anche tu. Spezza il lock. Un successo. Un meno 1 anche loro. Un meno 1 anch'io. E poi tu hai un altro punto per fare il nostro lock su di loro. Il nostro lock è loccoso. Non sempre ce n'è bisogno se vuoi. Perché? Perché penso che con 3, 6, 8, spero, 11 dadi. Se no, buttato via il conto. No, può spezzare ancora il lock. No. Vabbè, no, ci spezzo. Puoi farlo una volta sola. Ah, solo una volta sola, sì, per azione. Sì, ok, sì, allora sì. Certo. Dai, ci riprovo. Dai, lock, lock. Due, hai due guardie. Io prendo l'uno. Quanti cazzo di dati stai tirando? Roberto? Tanto con i miei tiri fatti, darò sicuramente un punto e farò due successi. Preparati già un punto nero per lì e due, puoi segnargli già due danni se vuoi. I miei due li hai presi? No, sì, 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 li ho presi. Io perché ho fatto sono tre di range, 5 di agility, gun, 2 tuoi più 3 del command suoi, più 1 del lock, altro, che... meno 2. Tu 3 ne hai fatti. Meno 2, grazie. 3 tuoi, 2 suoi. Cosa stai facendo? Sparando un siluro. Cosa non sparo prima io, che ho più agility? No, ho fatto più di iniziativa. Sì, sì, ha cominciato. Iniziativa della nave? Non sì, conta la mia, lui spara. No. 2. Occhio, abbiamo l'autocannon. Adesso abbiamo l'autocannon. Adesso avete l'autocannon. Che sì, può sì difendere. Che come funziona? Funziona che te devi fare un tiro. Un tiro di ranged? No. Di... Sì, sì, sono tutti ranged combat. Ok. Il fuoco difensivo. Questi. L'azione va dichiarata prima del turno. Nello stesso turno il tiro difensivo sostituisce qualsiasi azione di fuoco offensivo da parte dell'operatore tattico. No, ma è la nave. Però lo fa la nave. Bonus più 2. Quindi non tiro io. Cazzo, anch'io devo tirare più 2. Allora aspetta. No, dell'autocannon. No, del torpedo. Troppo tardi. No, troppo tardi. E. Basta. Hanno già sparato. E dai. Niente. No, ovviamente un successo, però. Oh. Secondo me ti puoi prendere quel successo, ma spendi un punto in Clark. No, ho dimenticato di tirarlo e non lo tiro. Anche perché mi entrerebbe il critico. Beh, allora devi sentire tirare per Calypso. È Calypso che spara. Sì, sì, no? Qualcun altro. Quindi se ricordo bene, non sta tirando niente adesso, tipo Gianni. Se bene, ricordo perfetto bene, Calypso. Calypso ha più 4. Non è la Calypso, la Calypso. 4 dadi. No, giusto? La Calypso, scusa, è la Talisman. Sì, al 4. Io avevo segnato 4. Più 2 dell'autocannon. No, lei sa ancora di chiamarsi Calypso. Ah, giusto, è vero, la Calypso. Nessuno gli ha detto che al, più che altro, al. Al. Lei ha 4 più 2 dell'autocannon. Due dell'autocannon, basta. Quindi sei. Sì? Sono crollati i tuoi due. Devi successi parare tre danni, no? Due. Allora, ma non è solo benissimo questo. No, deve colpire. Se fa un successo, distrugge il siluro. Zero. Vuoi spingere? Ditemi voi. Spingo. Se no sono altri due danni, no? No, sì, però c'è il tiro armatura. Tre danni. Tre danni. Col tiro armatura. Tre danni, ne abbiamo successo. Andiamo a 5, andiamo dai, a 7. Vai. Spingo? Spingi. Mm-hmm. Spingo. Ah, quindi il problema dei siluri è quello che possono andare a distanza quasi infinita, però una volta avuto il lock. Niente. Dio! Vai di fumble! Ragazzi, a me fate tirare i dadi. Niente fumble. Sparo io. Armatura. 6-6-6. Niente. Sempre 5, Claudio è un aficionato. 3 danni. Rischiamo di esplodere? Sì, stiamo per affondare, sì, a, meno sì, sì, a meno che Roberto non faccia 42. Se arrivate a 0 di hull, rischiate la decompressione esplosiva. 1, 2, 3. Mi sa che è un critico. Sono 3 successi. Il critico sono 2 con l'Ion Cannon. Sì, bene. Bene. Quindi il critico? Sì. Puoi decidere di fare o 3 danni o il critico? No, io tiro il critico perché posso invertire i dadi. Come vai? Critico, quindi intanto quanti danni sono? Allora, intanto sono un danno e un danno. Vado 2-2. No, ma il critico è 2, quindi c'ho un altro 6 extra. Il critico è 2, no? Dell'Ion Cannon. Lui ha fatto 3. Il critico costa 2 dell'Ion Cannon. Ok, quindi c'ho un 6 extra. Che è per colpire. No, è il 6 del successo. Cioè, allora, se colpire, te hai fatto 3 successi, il primo successo lo levi per qualsiasi cosa. Per aver colpito. Il resto è per fare gli extra. Okay. Che sono danni in più a vantaggio. Ok, 2 critico. Quindi allora potrebbe fare 3 e 3 invece che 1 e 1 senza il critico.
potrebbe fare 3 danni. Non 3 al... Perché il primo serve per fare il danno base. Sì, quello che dice lui è potrebbe fare 3 allo scafo e 3 al sistema. Sì, perché la Yonk conviene allora, forse. Cosa fa il critico tipo con un'arma? Il critico lo devi tirare. Tipo un esempio. Ti tira 2d6. Ma non lo voglio fare. Sì, beh, come esempio, diciamo. Ah, come esempio, dai. Ovviamente 55, credo che sia inutile invertirli. No, è 10. È qua. Se avessi fatto 55? Va bene, senti, in entrambi i casi sono morti. Perché cosa sarebbe 55? Allora, se gli fai 3 danni, la nave va a 0 ed esplode. Se gli fai il critico, hai fatto ponte distrutto. No, vabbè, io gli faccio 3 danni, comunque non l'avrei rischiato col critico. Questa ok, era una prova. Esplode la nave. No, esplode. Esplode, si spegne. Abbiamo preso l'Ion Cannon apposta. No, non è quello che spegne i sistemi. No, l'Ion Cannon fa danni sia ai sistemi che allo scafo. Quindi lima fai danni. Allora io se tipo vedo... Devo tirare l'armatura. Se io vedessi la nave che esplode faccio... Ma non avevamo comprato quello per disabilitare. C'è un problema, no. Ho parato 2 danni. Non ci posso credere. No. Sì, però sono 3 ai sistemi e 1 allo scafo. No, Ah, è vero, cazzo. Sì. Beh, no, bello Lion Cannon, quindi... Lion Cannon vanno a 0 di energia. Quindi io avevo preso... Giusto, aspetta, io avevo altri 2 dadi perché avevo preso la mira. No, non li hai tirati come lui non ha tirato. Vero. Giusto, hai ragione. E comunque, grazie, giusto, allora, giusto. Ma questa è la situazione ideale. Perché li possiamo interrogare. Esatto, non possono scappare. E non, e non possono chiudere il contatto. Ok. Li facciamo i fari, tipo. Dai, aprite il contatto. Sono esperto. Non hanno energia nemmeno per aprire il contatto. Non hanno neanche le piastre gravitazionali, non hanno un cazzo. Loro li possono riparare quei danni? Sì. Quindi io ti chiedo sempre di tenermi una energia pronta a risparare. Se si iniziassero a rimuovere. Tra l'altro, se non sbaglio, te che potevi riparare, dovresti avere la service station. Sì. Abbiamo. Cazzo, non c'è nessuno. Avevo letto che hai meno 2 se non ce l'hai. Non c'è nessun modo di comunicare con loro senza porca vacca. Non hanno energia. Se toccano, se no, sono spenti. O hanno delle pile con la rama. Però vuol dire che neanche il sistema gravitazionale gli funziona. Zero. Quindi stanno sbattendo in giro per la nave. Sì. Esattamente. Beh, ma anche l'ossigeno a questo punto. Sì. Se lui visto che in teoria più possiamo considerarci ancora in combat. Non proprio. Se io sparo ancora. No, io posso, se lui mi lascia sempre uno di energia mentre noi facciamo i fari o cerchiamo di abbordarli, essere pronto a vedere se accendono i motori o ripartono i sistemi e sparare di nuovo. Sì, okay. Sì. Quindi io rimango. Questo neanche in combat, te lo considero fuori dal combat. Quindi io tolgo l'energia. Giusto un secondo le mani dalla cloche, prendomi verso un po' di te. Lo sorseggio, lo appoggio lì e mi rimetto pronto a prendere la mira verso la nave. Perché stavo col piede sul grilletto. Siamo, è un momento topico, mi pare. Per è un momento topico e io chiuderei qua la puntata. Mentre Ron si mette la exo tutta per uscire e andare a bussare. Esatto. In teoria dovreste avere il modulo per attaccarvi alle altre navi. Sì, esatto, la portata ce l'abbiamo. Quindi dovete fare le manovre per clonare. Salve, possiamo parlarle? Ha 2 minuti per parlare del senza volto. Volevamo vendere il talismano. Esatto. Ovviamente prima di sparare, scusa, io ho tirato fuori il talismano, l'ho portato tipo alla fronte e poi ho sparato. Perché io ci credo. E devi 50 beer però. Ne ho già dato 100. Ma ogni volta che lo usi poi sono 50 beer. Cazzo, lo deve ricaricare. Certo, 50 il talismano. Lei è peggio della Vodafone. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo giocato a Coriolis. È mezzanotte. Sì. Quanto vola quando si diverte a quando spari alle astronavi. Domanda Susa al Master veloce, prima di fare i BX. Sì. O li possiamo fare anche la prossima volta. Comunque, domanda al Master. Sì. Tu hai detto che se ammazziamo qualcuno sono le cose, però se ammazziamo qualcuno che ci sta minacciando sono sempre 2 punti neri o se ammazziamo uno gratis? Se ammazzate qualcuno in combat perché vi ha provocato, no. Tipo se a questi li avessimo fatto esplodere la nave anche se in teoria non ci hanno fatto niente a parte attaccarci mentre scappavano. Però li abbiamo attaccati prima. In teoria li avete attaccati prima voi. Ma non li abbiamo uccisi. Ma noi però ci stavano seguendo. Sì, infatti non vi ho dato dark point. Non avete per legittima difesa. La nave. No, certo. Ok. PIX. Siete qua, un PIX. Grazie. Bene. Yes. Avete superato delle difficoltà o aiutato il gruppo a superarle? Mi sono liberato di tutti i danni che hanno fatto tutti. Io mi sono liberato di Fram. Io ho evitato che lo ammazzassero.
Io potrebbe essere una cosa allora, sicuramente. Ron sicuramente, però io ho evitato che gli fra morto è solo un vantaggio per noi. Beh, io ho scoperto valgono di più le nostre informazioni una alla volta. Dai, ti dicono solo che uccidendo di Fran valgono di più le nostre informazioni. Capito, ma l'hai eliminato. Ah, tra l'altro ho pure trovato il codice, i numeri, le lettere, tutto qua. Sì, sì, giusto. Io ho superato... Come ti direi 2 PX per l'impegno. Un PX in più per l'impegno. Quindi noi uno, per le difficoltà generali. No, sono individuali queste. Ah, individuali. Questa è una domanda individuale. Beh, ho abbattuto una nave. Che ci ha sparato contro. E senza uccidere nessuno. Vai, tirato i capelli, ma vai. Io ho come si dice, io ho cavato le informazioni dal poveraccio. Ho scoperto prima che qualcuno. Cioè. Tic. Sì. Dai, siamo andati dal tizio lì, da Mad, abbiamo scoperto. E poi. Ah, giusto, e poi ho trovato anche l'indirizzo dell'IP. Giusto. Ho evitato che lo ammazzassero. Tu hai evitato che lo ammazzassero, sì. hai messo te stesso o il ciurma a rischio per il tuo problema personale? Stavolta no. No, già no. Stavolta no. Impiccato uno alla porta della nave. Ma non eri ubriaco. Ah, ma quindi mettere nel casino la crew ti dà un punto di esperienza? Io non. Sì. Iniziano a lasciare dei messaggi per il sindacato. Io per gli zeloti li lasciamo tutti e due. Ah, ok. Io non penso perché che c'entrino gli zeloti con sta roba. Quindi no. Non c'entrano gli zeloti. E te dobbiamo trovare gli zero. Direi no. No. Tutti, vabbè, no, sì. Non è che mi sono difficoltà no, nessuno. Tranquillo. Anzi, hai eliminato il problema. Infatti. Ma io ogni volta che guardo fuori dallo blu c'è l'oscurità. Vedo l'oscurità. Sì. È buio. È buio. Basta di spegni la luce. Un Pix. È così che hai imparato qualcosa su te stesso o su un altro personaggio? Sì. Su Zero sì. Sì, sì, io ho imparato, esatto. Io ho imparato che Zero può uccidere che a Zero gli devi cagare cazzo. Abbastanza anch'io. Sì, io ho imparato che alla fine dei conti ho sempre ragione a essere paranoico. Sì. Io ho imparato per la cosa dei vestiti, per il fatto che è affidabile che comunque Ron si fa il culo sì, e non vuole ringraziamenti. Hai sacrificato... Aspetta, e poi visto, in teoria non voglio il Pix in più, ma giusto perché ce l'ho segnato. Io c'ho anche che Eric, quando si impegna, è il miglior pilota. E ha fatto delle manovre della Madonna per avvicinarsi alla nave. Vero. Hai sacrificato o messo a rischio qualcosa per il tuo compagno fidato? No. Avete un compagno fidato? Sì, io ho lui. Okay. Io... Eric, ma oggi con Eric non ho fatto Io sì, ma non voglio il Pix. Io il coriolone, ma... Perché è un po' GDR la spiegazione, ma perché io sapete, dovete ancora mandare i pedinati. Nella esatto. Cosa di Zero, nell'idea di Zero, aver ucciso Ifram e aver protetto lui. Ecco, invece io ho sacrificato Ifram perché se non gli avessi dato il comunicatore avrei rischiato di perderlo e io come legame non posso perderlo, sarei perso senza Zero. Io ho sacrificato Ifram. E vi concedo un Pix a entrambi. Oh, era molto yaoi questa cosa. Sì, infatti. Adesso sicuramente faremo una puntata sullo yaoi dei personaggi di Coriolis. Avete agito in Kageimusha se vogliamo giocarci, eh. Yeah. Avete agito in accordo alle vostre icone? E minchia. No. Sì, dai. No. Cioè, oddio, no, non lo so. Il mio sì. Sei partita da sì, dai, a beh no, non beh so. No, non, forse sembrava Fry di Futurama. Tetraedro. Quando cambia opinione nell'arco di 7 secondi. Sì, dipende, per la mia interpretazione del senza volto sì, ma mi legge esattamente cosa dice lì per vedere se il senso è quello. Perché io ho la mia interpretazione del senza volto che ognuno è un cadavere. Cazzo no. Un sacco di leggero, Se prenderò una sì, ma in realtà è più profondo di quello perché è un incrocio tra quello e Bardson dei Blind Guardian. Se tu fai qualcosa, non hai bisogno di un volto perché le ripercussioni di quello che fai si estenderanno per il cosmo anche se non sanno il tuo nome, che è quello che sto facendo io. Nessuno mi dice mai grazie per niente. Che vedi, il senza volto è perfetto. Ribadisco, no, la devo stampare e tenervela perché sennò tutte le volte per cercarla divento scemo. Potremmo persino con i soldi delle donazioni comprare il mazzo delle icone. Oh.
Anzi, in settimana verrà comprato il mazzo delle icone grazie alle donazioni e soprattutto a chi compra le cose su Amazon passando dai nostri link. Grazie. Fatelo adesso, comprate qualcosa per San Valentino. Bravi. Adesso passando dai nostri di link. Di costoso, perché ovviamente a San Valentino. Beh, almeno una televisione al plasma a 52. Un gioiello, la cosa migliore è un gioiello. No, ma la gioielleria non è quella che ci dà più soldi. Esatto. Quello e gli orologi. Comprate orologi e gioielli. Allora, principalmente parla di anonimato. Ok. Beh, aver nascosto le informazioni da Ivan che poteva parlare di noi. Voleva tirare il collo al pappagallo. No, vabbè, va bene. E poi ti scrivo bene nel background. Sì, scrivo nel background con il facelume, perché stasera è un po' tirato. Ok. Tu sì. Tu chi è? Il messaggero. Il messaggero. Il messaggero. Io no. The Fleetfoot and Mercury brings news. Non abbiamo portato messaggi. Non avete portato novità o, non è... no. O cose sensazionali o nascoste alla luce. Quindi direi no. Fine delle domande. Minchia. E prendo un altro potere... Come si dice? Prendo un altro Mystic Power. Io alzerei anche qualche abilità. Le abilità, ascoltate, tu avevi detto che usavamo un House Rule, perché a leggere da lì sì. Ti costa 5 per alzare di 1 sempre. Costa 5 tutto e mi fa cagare. Ok, quindi per te era? Per me era 5 prendere la prima abilità, il primo punto. Se c'hai 0. Se c'hai 0. Okay. Poi, a quanto devi andare per 2. Quindi okay. Se da 1 vai a 2 costa 4. Certo. Se da 2 vai a 3 costa 6. Se la treva da 4 mi costa 8. Io me li spendo già, ne metto 2 per comprare il secondo grado di manipulation, anzi di infiltration, e 2 per andare al secondo grado di technology. Più che altro è così, il secondo punto è facile da raggiungere. Va bene, quanto hai detto che era 5 per prendere il primo punto? Sì. Prendo un punto in Medichirurgy. Oh. Oh. Così sa fare il trafuso. No, è perché mi sono allenato a vedere i tendini, l'anatomia delle persone per come ucciderli. E così almeno quello non lo devo fare io. No, io prendo il terzo, prenderò quattro, cioè prenderò il terzo e poi il quarto potere. Perché lui ha fatto un allenamento sofisticatissimo per poi capire che è sempre meglio mettere una bomba dentro il corpo degli altri. Esatto. In caso. No, e soprattutto, visto che voi da bastardi mi avete fatto notare che mi ero segnato 5.000 birre extra, non ho potuto comprare il robottino. Bastardi. Sì, è tutta colpa vostra. Ma no, veramente che ho barato e ho scritto 5.000 birre in più, scusa. Veramente anche io vado. Dove cazzo gli hai presi 12.000 birre? Mi sembravano tantini. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble. Oh, abbiamo giocato a Coriolis. Coriolis sta per uscire in italiano per la Weird. Clotoris. No, sembra metallo, scroto. Clitoris, va bene, perfetto. Perfetto. Metallo. Detto che bisogna nel momento in cui ho sentito le parole come il codice, se lo dice ad alta voce. Esatto, cambia voce, esatto, cambia valori. Giustamente dicendo clitoris speravi che un uccello dicesse qualcosa. È chiaro. Questa è una... Grazie, questo è un altro Abbiamo aggiunto il contatore del metallo sul sito, potete restare aggiornati sui metalli che diciamo in diretta. Prima o poi lo aggiornerò. E un giorno sarà l'intelligenza artificiale che le valuta da solo e lo aggiorna automaticamente. Alexa, dal microfono. Alexa, aggiungi un metallo. Esatto. Di nuovo. Tra l'altro Alexa è Al, abbreviato, esatto. Quindi va benissimo. Perfettamente. Vi ricordiamo che potete lasciare delle recensioni, anzi dovete lasciare delle recensioni su iTunes e su Facebook. Sì, qualcuno l'ha lasciato su Facebook, bravi. Bravi, bravi, bene. Bravi andate, bastardi. Andate a comprare i giochi di Fumble e se il 23-24 febbraio vi trovate a Firenze all'RPG, Role Playing Gathering, potete giocare a Gattai, non ci sarò io a farvelo giocare, ma ci sarà qualcuno di molto serio. Qualcuno che è così appassionato, che è appassionato e vuole farvelo giocare. Con ottimi giocare. Gusti. Bellissimo. E tra l'altro, se volete, ricordatevi che c'è la campagna, quella offline di Fumble, presenta loot, cercate su Facebook e la trovate. C'è il gruppo nella pagina. C'è il gruppo nella pagina. È difficile trovarlo. Ultima cosa. Potete comprare i giochi in un sacco di posti, ma soprattutto potete andare nei negozi a dire: ehi, fatti arrivare delle copie di Clotos e di Gattai. Hanno detto che c'è questo bellissimo gioco, voi non ce l'avete, che merda. Esatto. E magari col negoziante di fiducia una via di mezzo. Esatto. No, giusto, non che merda, se lo conoscete personalmente, ma sei una merda. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata, ci sentiamo settimana prossima con un altro episodio di Coriolis. Buonanotte. Now. 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 Now.